Alienazione, alienazione, crudeltà, scopate tristi, <coughs> Frank Sinatra, <coughs> Ma, che è tuo nonno, ok, poi camera a mano, poi Grecia, 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 poi alla fine... Oh. Allora, benissimo, benvenuti alla nuova eh, monografia, abbiamo il vino, va bene, abbiamo Mirko D'Alessio, abbiamo anche un ospite già eh, collegata in anticamera, anzi andrò in transagonistica, per questa monografia sugli Orgos Lantimos, prima stavo ripassando i temi principali: alienazione, scopate tristi, eh, diffidenza, più che differenza tra noi, grande diffidenza, grande sfiducia. Va bene, ok, però anche, anche uomo, anche patriarcato anche donna. Donna mi piacerà molto stimolare i nostri amici ospiti l'antimosologi che sono venuti a trovarci oggi perché mi piacerà molto stimolarli sul futuro di l'antimos che mi sembra molto donna dopo questo passato molto uomo, molto patriarcato. Allora, eh, perché è furbo Giorgos, perché è scaltro. Grazie Edoardo Zanichelli Grazie Cristina, buonasera, un'altra bella monografia. Speriamo, Cristina, speriamo, anche perché sono osservato da una grande esperta, da una bravissima collega che con Roberto Lasagna ha scritto un bellissimo libro sugli Orgos Lantimos. Quindi mi sento proprio osservato, giudicato. Aspetta, sono in collegamento anche con lei come Ambra, o oh, Benedetta Pallevitino, sto già sbagliando, ok. Grazie Benedetta. Buonasera nonno, buonasera. Oh Mirko, ma perché vedo così piccolo le scritte? Già non ci vedo. Già le vedo proprio piccole. Ho, ho sbagliato. Io ho sbagliato. io. Devo mettere questo. Devo mettere. Devo mettere no, devo mettere questo. Non de no. Mi metti un altro riquadro perché non, non riesco a leggere bene le scritte. Forse è, è, è impazzito il mio computer. Me ne devi mettere più grandi. Vabbè, ci arriveremo. Intanto non lo vedo proprio nello screen. Intanto, Fede Perri, buonasera. Eh, Riccardo97, buonasera, non ci vedo proprio, ci sto facendo uno sforzo pazzesco. Ciao fra, sono carica per l'antimo. Serenata sfiorata. Benissimo. Twitch tomb 90 e stasera la mono. Eh, è stasera la mano su Minervini. No, non è stasera la mano su Minervini, la mano su Minervini. Ehm, dobbiamo un attimo capire quando sarà. Ma stasera si parla di Orgos L'Antimos insieme anche a Roberto Lasagna e Benedetta Pallavidino. Eh, ringraziamo, ha rinnovato l'abbonamento. Guarda l'Antimos che fa immediatamente. Poi dicono che non ci crede nell'umanità. In realtà, grazie a lui un abbonamento rinnovato. Benedetta, guarda, forse possiamo fare ancora i critici per i prossimi tre mesi. Grazie. A chi a Bafa 491 che ho imparato anche il suo nome si chiama Dario? Fra DG, buonasera a tutti. Bel regalo in ritardo per il mio compleanno. Era ieri. Ha compiuto 76 anni. È considerato ancora un giovane in Italia. Una bella monografia su questo grande narratore di miti. Questa mi piace. Questa definizione, eh, ciao 1321 Stream Elements, va bene. Eh, vabbè, Stream Elements è un algoritmo. Ok, Benedetta, però ogni tanto ho a che fare anche con lui. Abbiamo Benedetta Pallavidino in, eh, in collegamento in anticamera. Ci raggiungerà anche Roberto Lasagna perché abbiamo chiamato Benedetta e Roberto perché sono gli autori di Anestesia di Solitudini, Il Cinema di Giorgos Lantimos, Mimesis 2019. Sono due bravissimi critici che hanno scritto eh, la monografia italiana su Giorgos Lantimos. E allora, visto che nonno è stupido è cretino, però è anche furbo, non come Giorgos, ho deciso di chiamar quelli bravi, no? Per cercare di darmi manforte. Entreranno in, con me in diretta Benedetta è già qui perché non c'aveva niente da fare stasera e dalle dieci e mezza poi accompagneranno diciamo la chiusa, va bene? Mirko D'Alessio in regia, Francesco Lò purtroppo in voce e in, uh, in, uh, anche in, uh, in faccia, in viso uh, e, e voilà, e partiamo però prima di partire su, per, con la monografia su Yorgo Lanthimos c'è tanto da dire, va bene e un altro rinnovo di abbonamento mi piacerebbe anche leggerlo più grande ma non ci riesco quindi White Lunar ha rinnovato l'abbonamento per tre mesi di seguito grazie per il sostegno alla Bad Family ma guarda come comincia sta cosa dell'Antimos, Mirko. Comincia con co, co un affetto, capisci? Con un affetto cinefilo che francamente non ci aspettiamo più. Perché? Perché siamo diventati anche noi un po' Yorgos Lantimos ed è un regista che ha descritto in modo molto pessimista i rapporti tra uomini e donne, tra genitori e figli ma non tra Grecia e Hollywood, perché Yorgos su quello sta costruendo molto del suo futuro. Benissimo, allora eh, facciamo partire immediatamente il, eh, diciamo il, il cronometro, ma non per una video recensione orribile del critico cinematografico di merda, diventato nonno perché il tempo passa per tutti, soprattutto per lui, ma facciamo partire il sondaggio. Benedetta, tu devi capire che... Eh, no, aspetto? Aspetto. Ok, un minuto. Allora parleremo di un regista greco. Fra poco si compirà, compirà il suo 48esimo compleanno. È giovane, è nato il 27 maggio, quindi fra poco, fra non tantissimo, compie gli anni il nostro Yorgos del 1973. Roberto Lasagna e Benedetta Pallemidino che entreranno in diretta con me e mi accompagneranno fino alla fine. Benedetta sta già con noi e la vedo che sta segnando un sacco di cose. Sta prendendo appunti, sto sbagliando tutto. Eh, sono gli autori di Anestesia di Solitudine il cinema Giorgos Lantimos e eh, accompagneranno nonno fino alla fine salve eh, ora sono fede prima chissà chi era salve quanto tempo ciao madonna quanto è scritto piccolo ma chissà che è successo Mirko me sta me sta esplode il computer questa è Lantimos questa è la crudeltà lantimosiana forse devo fare semplicemente così Esatto, boh, lo, lo, vabbè, forse ho fatto una cazzata. Mirko. Comunque, vabbè. Allora, eh, ci vedo un po' di più. Così, però, allora devo adesso far così, Mirko. Quanto è difficile la contemporaneità? No? È un po' che non lo dicevo. Va bene, allora, ok, adesso lo riduciamo così, vedo quasi bene. Perfetto. Eh, Yorgos Lantimos, ognuno di noi, spero anche che possiate partecipare. Francesco, sei ciecato come la vez in The Lobster. Benissimo, immediatamente. Cristina entra nel merito. Eh, ci riferiamo a un film l'antimosiano già in lingua inglese. The First One, il primo, per essere più precisi, è a Rino Benedetti. Sei te secondo me. Non parleremo mai di Lantimos perché faremo sempre il momento del. Ora sono fede. Dopo questa trasformazione, ha rinnovato l'abbonamento per due mesi di seguito. Hai capito la nuova critica? Come sarà Pallavidi? Hai capito. Poi uno deve urlare. Capisci? Uno deve urlare. Uno deve anche mostrare ogni tanto i capezzoli Però vabbè, è alla fine, forse. Eh, De Lobster io lo amo alla follia, ora sono fede, ok eh, Cristina e eh, ora sono fede. Immediatamente cara Benedetta ci portano, perché dico cara Benedetta, non so che per te l'incoglionito, c'è cioè Benedetta Pallavidino eh, qua in anticamera che sta osservando, non ce niente da fare. Di solito partecipa il martedì sera a delle gare di canasta, hanno annullato il, il, il torneo causa pandemia e quindi osservano che fa l'Antimos. Poi arriverà Roberto Lasagna, insieme a Benedetta e Roberta hanno scritto la monografia definitiva. Ma la carriera di Orgos va avanti, per adesso so far, sugli Orgos Lantimos. Immediatamente, già Cristina e ora sono Fede, si concentrano sull'Obster. The Lobster, arriveremo a metà della twitchata. Ma siamo pronti per il sondaggione? Lo facciamo partire Puma Master, Puma Master, Puma Master, tu sei giovane, vedetta. Questa è una citazione dei gatti di Vico Miracoli di un programma che nonno vedeva da giovane, Covadis, bellissimo. Presentato da Luca Barbareschi e Maurizio Nighetti, una delle coppie più assurde della strada della TV. Vabbè, e c'erano i gatti che facevano il quiz, una ciste per Catullo e Umberto Smaila, il rappresentatore scemo che diceva sempre: Dio, come sono scemo! Ok, benissimo. Ed era un quiz ambientato in antica Roma. Allora, ehm, Sondagione, pronti Col sondaggione? sondagione? Benissimo. Uh, noi siamo demagoghi, noi siamo populisti. E quindi facciamo decidere ovviamente al popolo, okay? poi cerchiamo di indirizzarlo. Ma siamo un'elite un po' strana, come quella della Favorita, che è un film sull'elite. Secondo me, ne parleremo dopo con Benedetta e Roberto. Perché io sono contento di questa mia lettura. Vabbè, poi loro diranno che ovviamente farà cagare come al solito. Però comunque, ehm, affidiamo al popolo perché non vogliamo prenderci alcuna responsabilità, cara Benedetta, riguardo queste monografie so far per adesso. Poi quando i giochi editoriali diventeranno più forti, più chiari, il cinema, speriamo, dal 6 maggio, segniamoci questa data. Quando ritornerà a essere cinema 6 maggio, speriamo. A quel punto faremo le monografie, le decideremo noi, ci assumeremo anche qualche responsabilità. Per adesso invece deleghiamo al nostro popolo meraviglioso, e, e perché poi alla fine, poi, se va male, è tutta colpa loro. E quindi dovrete scegliere, cari compagni e care compagne. Ecco, ora sono Fede e noi siamo qui per questo. Come funziona una monografia? Sono stupido. No, no, ma che stupido! Ma che stupido! Non si può dire oggi perché siamo alla ricerca del consenso, del popolo. E sei un genio, ovviamente, soprattutto se t'abboni per i prossimi 12.000 mesi. Allora, eh, funziona però la monografia poi... Ehm... Decideremo noi, ci imporremo e saranno ancora più brutte le demografia. Per adesso chiediamo, chiediamo il vostro aiuto e abbiamo scelto la monografia di Lantimos dopo il sondaggio della settimana scorsa, dove Nanni Moretti citando Sogni d'oro, uh, due, eh, due punti Mughini, dice Michele Picella: due punti: una catastrofe. Dopo che Michele va malissimo, a un quiz in Sogni È stata una catastrofe anche per Nanni Moretti è arrivato ultimo. Lui è competitivo, se lo sapesse sarebbe ancora più triste. Era arrivata seconda Catrimbicolo, era arrivato primo carabinedetta Iorgos l'antimos ok adesso noi vi chiediamo la settimana prossima che volete che volete io vedo tutto volete, volete david lynch vedo david lynch volete david fincher dovete votare perché è in questo prossimo sondaggio volete questo volete quello volete paolo sorrentino io sono pronto volete christopher nolan pensate che ho paura ho fatto zack snyder la settimana scorsa e eh, namo su allora il sondaggio della prossima settimana fra poco parte eccolo qua Non c'è, <ride> l'hai messo? Ah, però prima si vedeva, l'altra volta lo vedevo pure io. Ah, non si può, però lo voglio vedere pure io. Ma caso, perché dico, dai, allora simulo una gara. Tristezza, Mirko, sta cosa. Vabbè, ok. Allora, il sondaggio di questa settimana è tra Gianni Amelio. Pensate un po', l'abbiamo fatto in riferimento anche ai David, Chloe, Zao e David Fincher. Uno di là. I peggiori diranno: Ma io me lo ricordo, nonno che ha fatto una monografia su Fincher. Sta a fa... No, era sperimentale, era sperimentale, era slabrata, era poverissima, era anarchica, più anarchica del solito. Queste sono le monografie fatte meglio, infatti, abbiamo anche chiamato gli esperti, gli intellettuali come Benedetta Pallavidino e Roberto Lasagna, che interverranno alla fine, accompagneranno nonno piano piano a braccetto perché è rincoglionito verso la fine di questa estenuante nuova serata. Ok, eh, Lars Fontriar No, ancora non è entrato nel sondaggione. Il sondaggione è partito, ragazzi. Avete dieci minuti per votare. A me mi piaceva pure quando lo vedevo, non si può vedere. Ok, siamo arrivati a un minuto e otto, un minuto e dieci. Dobbiamo fare John Cleese, lo sketch dei Monti Python? Della corsa ciclistica tra Picasso e Toulouse-Lautrec, allora vediamo chi sta avanti, chi sta avanti, chi si sta è staccato. David Fincher, Chloe Zau, va bene. Gianni è meglio, date una chance a Gianni, date una chance a Gianni, fate fa la fate fa la ricciata fa della monografia di de Gianni. Non sceglierete Gianni, Chloe Zau, perché le donne non vi piacciono. È il momento delle donne, abbiamo una donna in collegamento con noi. Si chiama Roberta, si chiama Pallavitino. Presto diventerà la signora Lasagna, poi ne parliamo dopo. Ehm. Sì, vabbè, ho capito. Chloe Zhao è, 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 ha fatto non tantissimi film, non è il momento, peraltro, di essere anche così, diciamo... Ciao, no? Oh, ciao, Francesco, ciao, ciao, ciao. It's Mogol. It's Mogol è uno dei miei preferiti. Va bene, si chiama come me, poi si chiama Francesco. Dice. Allora, dice, però ci siamo scritti pure su Instagram. No, Benedetta, perché sai, alcuni di loro poi l'ho anche incontrato fisicamente. Allora, siamo arrivati a 2.8, fra poco partiamo, siamo già in ritardissimo, quindi direi che 2, Questo è il sondaggione per la monografia della settimana prossima. È un sondaggione megagalattico tra Chloe Zau. L'abbiamo fatto in omaggio a Nomadland che arriva a fine mese. Gianni Amelio l'abbiamo fatto in omaggio ad Adam Homet, che è molto presente dentro i Davide di quest'anno. E David Fincher l'abbiamo fatto in omaggio a un cazzo di niente, no, a, agli Oscar perché David dirà la sua comment. Ok. Chloe Zao, vedi, già mi prendono in giro benedetta perché io sono logorroico. Chloe Zao che almeno finiamo per mezzanotte, sì, va bene Renata. Uffa, io non lo vedo. Eh, ho capito, è un sondaggio. Mirko, ma dove cazzo sta sto sondaggio? Nella chat? Vabbè. Vabbè, io mi fido comunque. Siamo arrivati a Vedo Mirko che scrive. Siamo arrivati a tre minuti, ok. Chi vincerà? Chi non vincerà? Entriamo nel merito, parleremo oggi di Roya Cross L'antimo. Spartiremo da il film che non ha visto nessuno. Eh, ma anche non mi ha fatto impazzire, ma ne riconosco l'importanza. Sì, però le monografie, insomma, sono pure per al su altri film. Eccolo! Eccolo qua! Allora, adesso ci entusiasmiamo. Allora, chi vediamo? Eh, vediamo Gianni Emelio che Gianni Emelio, perché è così? Perché è più basso dei tre? perché è più basso no vabbè ma questo però è irriverente ha capito ma cioè Natch. ok allora Gianni Amelio messo così perché è il più corto dei tre Clo... cioè Chloe Zhao è più bassa di Amelio ma, se... ma abbiamo verificato abbiamo delle foto eh, li possiamo mettere vicini eh, infatti io sto già ecco ho già in collegamento a Amelio che si sta incazzando che sostiene che che c'entra con, con i tacchi di Berlusconi? Eh, ho capito, però Chloe Zau, guarda io, eh, Chloe Zhao non sono così convinto che sia slanciatissima. Eh. Fincher l'ho incontrato, è grosso. Fincher è almeno un metro 86. M. Uh, ok, allora, eh, Chloe Zhao si pronuncia Chloe Zau anche, sì, correttamente già Zanchè, e quindi Chloe Zau, sì, Francesco, Chloe Zau, prima regista femmi femmina a vincere, femmina a vincere Leone d'Oro, Oscar e Allografia. <ride> Vabbè, allora io ho votato Twice ad Amelio. Eccolo là, grande Gianni Amelio, l'uomo che potrebbe essere la disfatta Morettiana della settimana scorsa. Perché eh, secondo noi il favorito è Fincher. Adesso lo diciamo, siamo a 4:31. Però cambiate la storia. Va bene, cambiate i favoriti e cambiate tutto. Potete usare anche. Io non so che bordista frase: potete usare anche i bit e i bad coins, ok? Allora, eh, era il 27 maggio del 1973. Eh, adesso vi diremo poi quanti ha vinto. Siamo arrivati a 4 minuti e 53 quando nasceva il 27 maggio del 1973 un signore di nome Iorgos Lantimos. Fra non moltissimo sarà il suo compleanno, ma un'altra data che vogliamo dare molto importante è quella dell'autunno 2009. Nell'autunno 2009 si scopre una cosa che è uno shock per la generazione di Orgos Lantimos e non solo, anche per noi che non siamo troppo lontani dalla, dalla Grecia. E devo dire che Lasagna e Pallavitino dedicano a questo shock legato alla Grecia, alla notizia che tutta Europa viene a sapere, e devo dire delle riflessioni non male, è la, è la, è la bugia dei padri, ok? È la bugia dei, dei padri, nello specifico di Georg Papandreou uno Papa Andreu, uno dei più, dei, più, dei più importanti politici socialisti del dopoguerra greco. Che cosa dice il signore? Nell'autunno del 2009, dopo che l'Antimos ha già fatto abbastanza il botto, ok? con Doctut, Kinodontas in originale, nell'autunno del 2009 noi scopriamo che i bilanci economici trasmessi dai precedenti governi greci alla Unione Europea erano stati falsificati. A questo punto scoppia per i più vecchi una famosa crisi che porterà a... Uh, L'arrivo della, della Troica. La Troica è composta dal Fondo Monetario Internazionale, dall'Unione Europea e dalla BCE che danno i soldi alla Grecia e dicono: Sì, noi ve li diamo, però eh, poi no, voi ce li restituite e lì praticamente gli danno delle regole di austerità che mettono in ginocchio il popolo greco. Questa caratteristica io la trovo, diciamo, questa, questa prima coincidenza la trovo geniale, la trovo interessante, fondamentale, come se l'Antimos, che fa un film su delle menzogne, che fa un film su una famiglia retta da un padre, con la connivenza ovviamente della, della madre che mente, che tiene prigionieri i suoi figli, l'Antimos questo film l'ha presentato ma mesi prima che venga fuori questa notizia, quando si dice, cara Benedetta, che l'arte può eh, prevedere la grande storia. Ma Yorgos sapeva qualche cosa, lui e il suo fidatissimo eh, Filippo, sceneggiatore, sapevano qualche cosa, stavano prevedendo qualche cosa. Per la Grecia è uno shock devastante. Per noi italiani, che siamo, come sapete, molto vicini culturalmente e geograficamente ai nostri amici e fratelli greci, è uno shock anche per noi. La Grecia è in ginocchio e nel momento in cui sta emergendo un nuovo grande regista greco, che diventerà poi un regista di enorme statura internazionale, la Grecia è in ginocchio. Un'altra coincidenza del genere, io la riscontro ehm, all'inizio degli anni 2000 con la bancarotta argentina e la riesplosione del cinema argentino. Noi che amiamo il cinema siamo sconvolti in positivo da questo, perché quando un paese è in ginocchio, e, e ha crisi devastanti da un punto di vista di proteste per strada, da un punto di vista di crisi economiche che chiudono attività. Eh, la Grecia vive, dopo questa ammissione di Papandreou un momento lancinante di. Peraltro, una Grecia che scopre che i suoi politici hanno mentito e hanno taroccato i conti dell'Unione Europea, I, cioè pensate, eh, noi abbiamo provato qualcosa del genere eh, nel, lontano, nel lontano 1992 a luglio con Amato, che fu uno shock per la mia generazione, disse che praticamente non c'eravamo più una lira e fece il prelievo forzato, eh, forzoso dentro i conti correnti degli italiani. Ecco, benissimo, in quel momento l'Italia è in ginocchio, Amato, 1992 quella famosissima conferenza stampa che guardammo tutti tremando eh, era il benvenuti negli anni 90 e stessa identica cosa in quest'autunno del 2009 l'antimo se già esistito, l'antimo se già esistente e ha fatto attenzione che stiamo quasi finendo, manca un minuto e venti alla fine del sondaggione che ha vinto tra Gianni Amelio, Chloe, ciao, ciao a seconda di come la vogliate pronunciare David Fincher intanto sondaggio combattutissimo sondaggio combattutissimo eh? è vero Mirko? Confermi? Siamo al photo finish? Arriva a tre? Pazzesco! Mai l'avremmo previsto! Mai l'avremmo previsto! Se vede un cazzo! Niente. Gianni Amelio? No, vabbè, Fincher però sta staccando. Chloe Ciao e Amelio? No, chi è? Prima devi Fincher è primo. Senti, Mirko, ok, però mica di tantissimo. Recupereranno i nostri amici? Mancano 30 secondi, non ce la faranno mai, non ce la faranno mai. Fincher sta arrivando, ecco, ecco, lo vedo, gira la curva, vediamo, ecco Amelio dietro di un'incollatura con la Chao, Amelio che sostiene di non essere più basso, in realtà la Chao si staglia su di lui, avanza ad ampie falcate, Fincher è lontanissimo, Fincher è praticamente irraggiungibile, 50 metri, 30 metri, povero Amelio, scrive Blast LG. campioni del mondo, io ho finito i soldi per Fincher, sono molto, è finita! Tagli il traguardo, sono molto giovane, non sapevo nulla. Mi apri un mondo, perfetto. Andreas Bianchi anche commenta: si può mettere il link all'acquisto del libro? Mi piace Bianchi perché effettivamente in questo delirio ci riporta un attimo alla logica. Quale libro? Grazie, compagno. Roberto Lasagna e Benedetta Pallavirino in collegamento con noi. Anestesia di Solitudini, Mimesis 2019, Il cinema di Giorgos Lantimos. Possiamo eh, annunciare ufficialmente che dopo la monografia lo possiamo fare? Ha vinto. Perfetto, abbiamo chiuso, è finita così. Dopo la monografia tarocca, va bene, slabrata, anarchica, peggio del solito, mettiamola così, su Fincher, era un esperimento, poi abbiamo visto che aveva avuto successo, noi siamo cinici, noi siamo più nichilisti di Filippo e Lantimos, messi insieme e quindi abbiamo deciso, eh, dopo quel successo, di fare anche noi le monografie, perché siamo disperati e perché vorremmo continuare a fare questo mestiere. Allora, benissimo, eh, io ho finito i Bitcoins per Amelio, niente, è andata un disastro. Però pe meglio di Moretti, meglio di Moretti la settimana scorsa. Ecco, abbiamo già una dichiarazione di Amelio. Non sono più basso di Chloe Ciao. vabbè, ci sono foto che smentisco. Sotto i Borgia per 30 anni in Italia ha vissuto guerra e terrore. Eccolo qua. Va bene, il terzo uomo, caro Reed. Ok, va bene, che meraviglia. Harry Lime, il monologo di Orson Welles. Va bene, grande Francesco. Evviva, dai, Fincher. Avremo un Fincher normale. Tutti i bitcoins usati per ciao e ciao, te li sei giocati benissimo. Adesso eh, torniamo un attimo all'antimos per cortesia. Compagni, un po' di ordine esatto. Uno grande omaggio, un grande omaggio a Bistecone. Io ci sono cresciuto, va bene. Un grandissimo omaggio. Ti ringrazio, caro Riccardo. Sei un uomo di cultura, anche se probabilmente sei una donna. verso 88, buonasera, Francesco. Sono Massimo D'Alema. Hai fatto dei danni. Pazzeschi, capito? Stiamo ancora a cercare di rimediare le cazzate che hai fatto e te lo dico con simpatia. Io avevo il sospetto che Vess fosse Massimo D'Elema. Eh, sì, Mirko, tu anche me l'avevi detto. Eri più convinto che fosse Peltroni? Vabbè, comunque. Allora, eh, andiamo avanti per cortesia. Eh... Prossima allografia, David Fincher. Ok, lo annunciamo ufficialmente martedì prossimo. Eh... So già l'ospite. Eh, avremo David Fincher, va bene, eh, con noi dentro nel nostro cuore e nei nostri occhi. Ok, nell'autunno del 2009 il padre greco-socialista dice che il paese. È in crisi, i suoi figli sono traditi, noi siamo traditi, tutti sono traditi. Nell'Unione Europea si incazzano, si incazzano anche al Fondo Monetario Internazionale e alla BCE. A quel punto arriva la crisi devastante della Grecia, nel momento in cui questo ragazzo già esiste, già ha fatto delle cose, tra cui questa misteriosissima. E noi siamo cresciuti, è arrivato pure lui, di già. Pure lui, Madonna, ma non doveva venire dopo? Ma io mi sento, sento in crisi, oddio, sta arrivando pure Roberto. Vabbè. Allora, eh, Last for Life, buonasera, nonno. Purtroppo, da quando ho cominciato a lavorare, non riesco a seguirti più in live. E la tua vita è migliorata. Sappi, però, che ormai ti ho sostituito alla radio per il tragitto di andata e ritorno in macchina che carino, che bello, non ho capito niente di questo messaggio, però probabilmente i giovani catturano le voci, non lo so, te registrano, poi te rimettono, non esiste più il presente, ti collocano dove vogliono, è arrivato anche Roberto Lasagna, eh, ma non lo vedo, Roberto ha messo il collegamento, ok, perché abbiamo Roberto e Benedetta, perché Roberto e Benedetta sono gli autori, l'abbiamo messo il link al libro di Roberto e Benedetta? Eh, mo, mo' ci sta arrivando, sta arrivando, Roberto lo vedo, afflitto, va bene, eccolo qua, Ciao! Uh, non capisco perché siete venuti a, così a un po' gli avvoltoi gufi per vedere tutti gli errori i refusi che faccio li mortacci vostra. Però va bene, Roberto è arrivato e sta qui con noi. Con Benedetta. Sono in anticamera. Però adesso mi sento proprio una merda perché vorrei farli vedere adesso. Dopo che mettiamo il link al loro libro, li facciamo entrare perché non lo so, mi sento cioè, già mi sento in colpa in generale. Cioè, averli qua sotto. Eh... Roberto ti avevo detto: non c'avevi quel torneo di scacchi da fare dopo Kinky Doc. Non lo so, vabbè, c'hai... Non ti sento, vabbè, aspetta, aspetta, perché questa è l'anticamera. Aspetta, aspetta. Ok, va bene. Ehm, allora, io sono già in transagonistica. Eccolo qua. Allora, abbiamo chiamato... E hanno accettato e li ringraziamo moltissimo, Roberto Lasagna e Benedetta Pallavidino, per eh, così accompagnare questo vecchietto rincoglionito verso la fine della monografia eh, sull'Antimos. E quindi ho amato molto il loro libro. Sono, hanno scritto belliss questa bellissima monografia sull'Antimos: Anestesia di solitudine, il cinema di Yorgos Lantimos, Mimesis 2019. E, e quindi eh, io per avere delle persone colte a differenza mia e brave a differenza mia ho chiesto a Benedetta e Roberto se potevano così farmi compagnia per un pezzo della monografia e loro molto gentilmente hanno accettato adesso io mi sento in colpa perché do dovevano arrivare alla fine stanno già lì tutti e due appollaiati so disperati, non c'è più niente da fare in Italia a livello sociale effettivamente in questo momento pandemico io direi Uh, io direi volete, volete, volete venire a salutare o, o volete aspettare io mi sento in colpa ad avervi là, là sotto dopo dopo vabbè ok Roberto scuote la testa sì infatti Roberto mi dispiace ma ormai hai, hai accettato allora va bene a questo punto io mi lancerei stavo dicendo caro Roberto Prima che tu arrivassi, che l'Antimos nel 2009 è già esploso perché è successo qualcosa di molto bello al Festival di Cannes in relazione a Doctut, edizione inglese, Kino Dontas, titolo originale, e nell'autunno, proprio pochi mesi dopo, no? questa, questa bellissima eh, sorpresa greca eh, in uno dei festival più importanti del mondo, se non il più importante del mondo, arriva una stecca greca, arriva una notizia devastante che te, Benedetta, appunto descrivete nel vostro libro. Come la bugia dei padri, è una cosa che ho trovato molto interessante. Eh, L'Antimos ha appena messo in scena una famiglia eh, dove un padre padrone e controllore eh, crea nuove parole, crea nuove regole, crea anche qualcosa di molto simile a torture fisiche e psicologiche nei confronti dei figli, soprattutto gli, gli tiene nascosto tutto e la Grecia scopre nell'autunno del 2000, 2009, grazie a Papa Andreu che dice abbiamo tenuto nascosta all'Unione Europea i conti che non andavano troppo bene nel nostro paese, succede un casino pazzesco, è la grande crisi greca che arriva subito dopo che l'Antimos ha ha avuto il suo primo grande successo festivaliero eh, in quel del Festival di Cannes. Ma prima c'era un grande mistero. Lo mandiamo adesso eh, con effetto pesce. Eh, ci sembra ancora più divertente mandarlo così, perché. facciamo come il flashback di Ece Bombo. Andiamo un po' indietro perché vediamo prima di questo 2009 che l'Antimos, che nasce il 27 maggio del 1973, che tra non moltissimo compirà 48 anni, nel 2001 però. Fa una cosa insieme a un altro regista di nome Lakis Lazopoulos eh, e adesso mandiamo solamente questo trailer con effetto pesce devastante eh, e lo mandiamo perché il film si intitola My Best Friend. Eh, nessuno l'ha visto, mh, è un po' l'ambling di Steven Spielberg. Io so, so, appartengo a una generazione che è cresciuta con Spielberg che si vergognava di ambling e noi tutti ci chiedevamo ma perché, ma faccio vedere. Ma prima faccelo decidere a noi, ma poi soprattutto. Ma noi ti amiamo, ma perché? E noi amiamo i registi anche per queste loro. Su Iorgos, poi voglio sentire che avranno da dire, benedetta e Roberto, su questa storia di My Best Friend. Ma perché questo film di Lantimos è segreto? È stato un grande successo commerciale, è una commediona va bene, un amico borghese non prende l'aereo, torna a casa e scopre che l'amico suo gli ha fatto le peggio cose con sua moglie, a quel punto il panico però ci vediamo il trailer non si capisce niente però si capisce che non è proprio un film di Lantimos di quelli che arriveranno dopo oh questa scopata mi ricorda American Beauty di Sam Mendes Uno dei due amici somiglia a Herbert Ballerina. È un film comico che ha un ottimo successo commerciale e come vedete è abbastanza vivace. C'è sesso, macchine di scontro, ma non è io, Annie, e piscina. Eh no, non lo possiamo far sentire, perché sennò ci massacrano a livello di diritti. Queste sono le twitchate, su Twitch dobbiamo essere muti. Eh, Renata dice che l'ha visto. Noi le crediamo o non le crediamo? Primo grande, primo grande scoop di questa monografia. Tu hai visto My Best Friend. Eh, amica, ci devi portare una prova. Un biglietto staccato, eh, un biglietto staccato... Uh, visto che parli di Grecia e BCE, vado off topic. da vedere il film di Costa Caras, l'ho trovato molto divertente con Acquaroli che fa Draghi. Ottimo, Francesco. Ricorda il film di Costa Caras con il grande casino, va bene, di Tsipras e altri. Dire, dire che tu non sei colto è come dire che io ho due lauree di Master. No, ma ci sono Roberto e Benedetta molto che mi accompagneranno. comprato il libro. Va bene, mi sento remo remoti in sogni d'oro, cioè è una cosa meravigliosa. Possiamo dare anche le, la carta igienica. Va bene, qua siamo Freud e svendiamo tutto, ma non svendiamo il libro. Va bene? Hanno sottoscritto un abbonamento. Che meraviglia, Roberto e Benedetta. Mi state, non lo so, è una serata un po' particolare. Sono veramente felice e Mi dispiace solamente di vedervi là sotto eh, perché mi sento in colpa. Però andiamo avanti, cercherò di non vedervi Ma metto, metto la pecetta come fa Michele Picella in un suo con i capezzoli suoi di moquette. Allora andiamo avanti. L'Antimos uh, My Best Friend è un film un po' diretto. Va bene, questo è un ragazzo ambizioso. È un ragazzo che dirige spot, è un, è un ragazzo che dirige videoclip, eh, ma soprattutto è un ragazzo che dirige My Best Friend. Avrete forse intuito? Renata sostiene che l'ha visto, adesso già Benedetta e Roberto si stanno mettendo in contatto con lei per capire se è una millantatrice o se c'è della verità. Eh, il film ha un grande successo, è, è un ottimo successo commerciale. Un dato che io ho letto che mi ha fatto impazzire: il film va benissimo a Cipro. A Cipro proprio impazzisco, fanno le file per My Best Friend. A questo punto, L'Antimo, voi direte bene: è un regista commerciale che fa film. Eh, sembra un po' anche un, parossis, un parossismo, Danny Boone, no? Un po' francese, da quello che abbiamo visto, anche con delle ottiche sparate, anche con molto parossismo nella recitazione. Avete visto, nell'atto nella, nell sessuale, in, in una chiave di parodia, di grande movimento e di grande confusione. Ok, benissimo. Nel 2005 cambia storia, cambia musica, non c'è la musica. La musica che sarà importantissima per l'Antimos dopo, nel 2005 l'Antimos presenta a Toronto e due anni dopo uscirà in Grecia la sua prima stecca. La prima stecca si chiama Chinetta, è ambientato in una città balneare che è una, diciamo, un collegamento che si trova in un collegamento tra Atene e Corinto ed è, è una città importante di alberghi, di spiagge, di spiagge di sassi e a questo punto a questo punto eh, il film è completamente diverso rispetto a My Best Friend ed è molta macchina a mano Cosa che l'Antimos non farà più dopo, tantissima macchina a mano. Perché? Perché il Signore non ha i soldi per gli splendidi carrelli e, e per le macchine a mano e per l'esteticam che avrebbe usato in futuro. E quindi è un film per noi appassionati di cinema molto, 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 diciamo emozionante da vedere. Soprattutto conoscendo poi quello che avrebbe fatto dopo. A Toronto gli chiedono in conferenza stampa: ma di che parla questo film? E lui risponde: non lo so. E questo già è il surrealista. Il surrealista non parla. Il surrealista fa parlare il suo film. Il film è un film surrealista, abbastanza, ragazzi. Intanto, l'Antimos l'abbiamo scelto, l'avete scelto voi la settimana scorsa, ma c'era una piglia editoriale. C'era una piglia editoriale legata a questa settimana, e precisamente a, addirittura a domani. Domani sul, 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 sul circuito mio cinema esce Mele di Christos Sniku. Eh, guardate, ragazzi, che era nel 2005 quando Lantimos comincia il suo percorso. Guardate che nel 2020, a me queste cose affascinano molto perché, insomma, è storia del cinema, no? Nel 2020, per essere più precisi, nel 2019, apre la sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia un film lantimosiano, figlio del grande successo di Lantimos, della Zagaris e, della, e di Avranas, no? di questo nuovo cinema greco. Il film si intitola Mele. E questo è affascinante per noi che amiamo il cinema e studiamo il cinema perché che, que, che 14 anni dopo, perché nel 2019 lo apre, mh, apre Orizzonti, che è, è la seconda sezione competitiva più importante, dell'importantissima mostra del cinema di Venezia, eh, sì, scusami, è il 2020, pardon. Eh, quindi 15 anni dopo, ben detta, mi corregge, questa correzione, l'ho vista. Eh, che, che, che ancora ci sia questa importanza editoriale a livello cinematografico della Grecia e di un certo tipo di Grecia, con un attore che è dentro Chinetta e che era un ragazzino all'epoca, ma che attenzione si riconosce molto di più in Chinetta rispetto a mele che non in Alps, dove lui avrebbe recitato dopo sempre di Lantimos. L'unico e solo, mi piace da Tamoni, va bene? Sembra un po' Mattie Cassoviz, C'ha questa faccia che può, può diventare altre facce. È un bellissimo attore. Si chiama Aris Servatalis. Ho ascoltato su YouTube come lo chiamano nelle interviste per azzeccare l'accento che coi greci deve essere importante da parte nostra. Ebbene, eh, ebbene Chinetta vede Aris come uno dei protagonisti. I protagonisti sono tre, va bene? Una, una signora che fa le pulizie in un albergo, siamo in uh, fuori stagione. Eh? quindi uh, alberghi vuoti, spiagge vuote, il mare d'inverno è, è un concetto che la mente non considera, scriveva il grande Ruggeri per Loredana Bertè, una delle sue canzoni più belle, ed è proprio un film di mare d'inverno. Come scrive la splend com lo splendido testo di Ruggeri. È, è, è un concetto che la mente non considera il mare in inverno. È la tristezza. È, è il contrario, è il contrario di quello che dovrebbe essere la vita, perché il mare esiste solo d'estate, ecco a, a molti affascina l'antimo sballì e gira un film stranissimo, tutto camera a mano, con questi tre buffissimi personaggi che sono il nostro amico Servatalis, che lo trovate protagonista da domani sul mio cinema. Di mele. Ok, mele. Un film surrealista greco, eh, lui è uguale fisicamente, è uguale, è uguale. Sono passati 15 anni, è impressionante. Complimenti, Aris. Eh, beh, eh, in questo film di Lantimos, il primo da solo, eh, lui è, lavora in un negozio di fotografie, eh, di sviluppo stampa, forse anche un fotografo, eh, è amico di un poliziotto fissato con le macchine BMW. E, e, co, e con, con questa donna delle pulizie, la signo, questa signora, questa giovane donna delle pulizie molto, molto carina, mettono, rimettono in scena delle, delle violenze. Vuol dire, ma che film? È? Appunto, non lo sapeva Lantimos quando gli chiedono eh, in conferenza stampa a Toronto che cavolo di film è Chinetta, è un film molto estremo sul fronte Art House perché non c'è praticamente la musica su cui Lantimos avrebbe poi creato tantissima parte della sua della sua potenza cinematografica, eh, non, non ci sono i carrelli precisissimi del, eh, del cervo sacro, eh, non ci sono gli attori mainstream che arrivano da The Lobster in poi, e non c'è nemmeno la violenza psicologica eh, e lucidissima di Dogtooth. C'è un film molto meno, molto meno accattivante, molto più difficile da vedere, che mi ha ricordato lo stato delle cose di Wim Wenders. Ci sono delle inquadrature molto forti legate allo stato delle cose di Wim Wenders. Lo stato delle cose di Wim Wenders, che è uno dei film suoi che io amo di più, e eh, 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 c'è anche Wenders in lobster. Secondo me, cioè, fino alla fine del mondo, quando mi avevo un colpo oggi pomeriggio, un flash quando ci sono, uh, ci sono Farrell e la Waze che scappano. Mi ha ricordato molto queste sequenze molto lunghe di fino alla fine del mondo di Wenders con William Hart e lei che, che scappano. Okay, che, 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 che camminano, che vanno, che, 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 che stanno andando via, che stanno andando via da qualcosa di ostile. Eh, C'è tanto lo stato, delle, lo stato delle cose: ci sono solitudini, momenti in vasca, eh, nei, in questi bagnetti. L'antimo, se uno che inquadra i bagnetti è uno che inquadra delle stanze d'albergo. Poi Lobster ci fa tutto il film, però quello è un, è un albergo. Ricco qua, è tutto ovviamente più povero. Non abbiamo una lira, non abbiamo i carrelli, è tutto macchina a mano ed è molto poco dialogato. Il film è estremo. Chinetta, ok. Però comunque vada, lo vedi. Comunque vada, ti interessa. Comunque vada, vorresti capire di più questi tre perché fanno. Comunque vada, è un bravo regista perché soprattutto il nostro amico Aris Servatalis. Uh, per esempio il film si apre con un'immagine molto bella indimenticabile di lui che sta davanti a una macchina rovesciata, uh, tu ti chiedi per molto tempo, questo è il surrealismo se lui sia il passeggero della macchina che è uscito dalla macchina miracolosamente illeso se, o se è un passante e la macchina sta lì dopo che hanno portato all'obitorio le persone morte lui sta lì fermo impalato poi lo vediamo in un cimitero con un walkman davanti a una lapide è un film molto misterioso che, che comunque ti, ti, ti prende e ti porta via perché tu vuoi capire che, che cavolo combinano sti tre e, e questa è Chinetta e, e questa è Chinetta e Chinetta comunque in un modo o nell'altro riesce ad arrivare al festival di toronto e, ci sarà poi un cambiamento del gioco dei tre? Eh, ci sarà poi della violenza vera, reale, che arriva a sostituire la simulazione? Questo lo dovete scoprire solamente vedendolo fino alla fine perché eh, Benedetta e Roberto poi dicono delle cose molto interessanti sul finale del film. Chinetta, come va, come non va tra Atene e Corinto? Eh, ancora tra Grecia e Hollywood? Assolutamente no. Uh, L'Antimos è camera a mano, l'Antimos è senza musica, l'Antimos è, è senza quasi niente in questo film, Kinetta eh, comunque lo porta a Toronto. Benissimo, poi arriviamo nel 2009 al grande successo. Va bene di Doctut di Chino Dontas. E, e ripeto: è veramente affascinante e straniante ricordare come eh, la crisi greca. Venga annunciata pochissimo, eh, pochissimi mesi dopo il successo di Doctut a Cannes. Allora questo film è immediatamente una cosa completamente diversa rispetto a Chieta. Intanto ci sono più soldi, intanto però siamo in un ambiente controllato, intanto c'è questa villa, intanto è una, una cosa che mi ossessiona di L'Antimos dei suoi primi film: non sembrano greci, questi, queste persone non sembrano greche. E questo, è, e questo è un qualcosa che poi dopo cercherò di stimolare molto Benedetta e Roberto su questo discorso, perché voglio capire, io lo dico, no, non lo voglio dire anche in chiave conflittuale, ma voglio dire che è una cosa che mi colpisce, il colore della carnagione di queste persone, e mi colpisce, poi intanto magari potevamo far vedere anche delle foto, uno le prepara tanto con Mirko e poi non le fa mai vedere. Intanto stiamo parlando di questo signore. Va bene, guardate qua, perfetto. Poi, eh, Chinetta, eccolo qua. Chinetta è tutto così, tutto molto vuoto, tutti molto, molto vuoti. Questa è una spiaggia dove appunto vediamo, vediamo una, una, una persona. Ma sarà vero questo omicidio o sarà una simulazione? Il film gioca anche su questo perché uno dei tre. È uno che ha a che fare va bene con le indagini reali. Questi sono i luoghi lantimosiani che forse recupereremo anche dopo. Ci sono bellissime inquadrature di questi, di questi edifici ehm, molto squadrati, va bene, molto cronenbergiani. Il primo Cronenberg del Demone sotto la pelle, per esempio, queste lunghe inquadrature di questi edifici. Ok, e, e Chinetta è così, va bene. E... E c'è questo tipo di, di squallore, c'è questo tipo di, di solitudine. Questo è il momento dello stato delle cose di Wim Wenders. Questo mi ha ricordato moltissimo, queste bellissime. Vendersi inquadrava una troupe che, che girava un film in Portogallo e poi andavano in un albergo, albergo a stare fermi perché il cinema è noia. Il, durante le riprese stai molto in stallo. E questo è il nostro mitico Aris Servatalis, va bene, che lo trovate da domani anche in Mele. Pensate un po': il film che eh, ci ha anche un po' stimolato a ricordare l'Antimos. E questo è uno dei tanti momenti. Di, eh, di solitudine, ma eh, qua invece il nostro amico appassionato di BMW ogni tanto ha delle signore che lo vanno a trovare e, e lui, è così insomma, le osserva. Eh, ma non, non c'è particolare desiderio, e soprattutto come vedete in questa inquadratura su cui poi Benedetta e Roberto fanno delle riflessioni molto belle, non c'è nemmeno vicinanza. Addirittura questa inquadratura è splendida perché c'è un riflesso. Okay? E noi siamo nella stessa stanza, ma probabilmente non siamo nella stessa stanza. Va bene, perfetto. Uh, mentre l'Antimos uh, arriva a fare Dogtut all'improvviso, quello che io trovo veramente molto affascinante della, della sua, della sua, de dei suoi primi film in Grecia è il fatto che, eh, ripeto, mh, secondo voi vi viene subito in mente a parte Shining che è prim prima del cervo sacro, ma vi viene in mente Grecia. Allora, il figlio è quello che sta suonando la chitarra a sinistra della foto che vedete. Le due, eh, le due sorelle, la più grande è un'attrice Feticcio di Lantimos, poi lui sposerà anche un'altra attrice Feticcio, che è la, la mitica. Labbad. Va bene. Invece, la, la splendida Angeliki Papuglia, che io adoro, sia qua, ma soprattutto la Alps perché è molto ironica anche come attrice ed è splendida anche in Lobster. Oh, allora, io quello che mi mi ossessiona di, di Kino Dontas Doctut è, è il fatto che questa non è Grecia, cioè lui immediatamente non vuole gioca già, non gioca sporco. Gioca al contrario di sporco. Guardate la palette cromatica. Guardate i corpi. Sembrano danesi. Sembrano danesi i, i protagonisti di DocTut. Questo è geniale, secondo me. Cioè lui va già completamente. Lui, lui, di, lui crea un'immagine che è completamente diversa da quella che noi possiamo pensare di una famiglia greca. Oh, ragazzi siamo tutti cresciuti con co Zorba, il greco. Siamo tutti cresciuti con Irene Papas, eh, i cinefili sono cresciuti con corpi, e questo è un attimo scarivirà dopo. Eh, questo è il manifesto di Chinodontas, guardate che bello! Eh, beh insomma non si può lasciare questa casa non si può lasciare questa casa fino a che non ti succedono delle cose strane con i canini, le famose regole un po' assurde di Lantimos una regola di qua, una regola di là un canino che va via, un canino che spunta come eh, un po' l'immagine astratta richiama e io trovo immediatamente tra il padre, il padre è un cinema di Lantimos molto patriarcato eh, e il padre è un industriale Guardate questa immagine, guardate quest'altra immagine, perfetto, io uh, rivedendolo ho detto ok, questo è Dilingere è morto, questo è Michel Piccoli in Diligere è morto di, di Marco Ferreri, ok, guardate se non si somigliano molto questi due signori, ok. Uh, questo è un altro film, ma c'è sempre la Papuglia. Eh, Doc Tut uh, racconta: in Doc Tut c'è anche Salò. Ovviamente, Salò è un punto di riferimento sia per lui che per Avranas. Avranas l'ha citato Salò. Eh, non solo in Miss Violence che è un film totalmente lantimosiano ma l'ha citato anche nel suo fallimentare ma adorabile tentativo di fare cinema anglosassone a differenza di Lantimos, non c'è riuscito Benedetta, non c'è riuscito che è Dark Crimes, ne abbiamo parlato perché è tornato davanti ai nostri occhi va bene, con Jim Carrey un film allucinante di Avranas, un fallimento che noi cinefili però Amiamo la follia perché è una, un azzardo pazzesco, dove eh, Jim Carrey non dimentichiamo mai: fa un poliziotto polacco eh, e viene male. Ha un brutto orgasmo mentre fa l'amore con Charlotte Gazebo. Eh, detto ciò, qua abbiamo Salò perché siamo a quattro zampe. Eh, I cani sono molto importanti in Dogtut perché? Perché loro hanno un cane. Questa famiglia ha un cane che si sta addestrando. Va bene, lui va pure a capire come succede? Eh, eh, dei cinque stati, stati di addestramento del suo cane, le è arrivato al secondo. Eh, in realtà in, in poi questo, questo pater familias che non è nemmeno antipatico. È semplicemente eh, indistruttibile ed è semplicemente in grado di creare una menzogna, anche una narrazione che tiene i suoi figli eh, completamente all'oscuro all di quello che accade. Non dimenticatevi mai, amici miei, questa follia. Che i greci scoprono che qualcuno ha mentito loro nell'autunno di quello stesso anno riguardo i conti pubblici e la Grecia va completamente allo sfascio per dei politici i loro padri, come dicono Benedetta e Roberto nel libro, hanno mentito loro. E questo è un film tutto di menzogna perché questi figli sono bloccati nella casa. Lui dice cose strane a un certo punto. Una scena che fa molto ridere David Lynch, che lo trova uno dei film più divertenti che ha visto negli ultimi vent'anni, è. Quando il papà fa sentire Frank Sinatra uh, allo stereo e dice: Questo è il vostro nonno, adesso voi direte: no, non è possibile. Chi, chi non conosce questo film che è anche molto divertente, può dire: no, vabbè, io non ci credo. Invece sì, lui dice, questo è il vostro nonno che vi sta dicendo, eh, che, vi, che vi sta dicendo che vi vuole bene. E c'è Frank Sinatra che canta fly fly over moon. Fly over the moon. E, e lui dice: Cambiano anche il nome delle parole, gli dicono cose strane, gli dicono che zombie vuol dire un'altra cosa. Sì, io l'ho visto, Paolo ho lasciato il commento di Renata, io, io il di lei che sostiene di aver visto my best friend. Renata, noi ti crediamo, ovviamente, perché ti amiamo, io ti conosco pure Renata, l'ho conosciuta anche fisicamente. Fantastico, va bene, Renata, ci devi, devi spiegare come hai fatto perché ci stiamo a provare da anni a vederlo pure non. Ci siamo riusciti, stiamo parlando di, uh, di Doctut, dove <coughs> questa famiglia greca sembra danese. Questo padre sembra Michel Piccoli, diciamo il nome dell'attore che è bravissimo. Eh, eh, il nome dell'attore che è bravissimo di Doctut, va bene, eh, è l'unico e solo. Eh, andiamola a recuperare: Christos Stergioglu. Christos Stergioglu, va bene? Ok, allora come va a finire questo film? Chissà che succede. Ma queste sono le gemelline di Shining? Sì, queste sono le festicciole che si fanno a casa. E qualcuno di loro vorrà andare via. C'è solo un momento di, di camera a mano, forse due, ma il momento di camera a mano che mi ha colpito di più è quando il figlio sta per andare verso il recinto della casa e, e, e la camera lo segue traballando. Per il resto, è un film molto preciso, molto luci, molto, molto preciso nei movimenti a camera molto ferma. L'anti mossa le idee chiarissime. Guardate che palette tenue: c'è cioè tanto rosa. Eh, è molto chiara la palette cromatica. Un film da questo punto di vista è estremamente affascinante come anche il manifesto. Bene, che cosa succederà? Qual è la scena madre di doctor? Tantissime, forse, quella che mi piace di più a me per il mio humor macabro, eh, come quello di Lantimos e del suo eh, sceneggiatore Feticcio, che compare qui per la prima volta. Va bene che è l'unico e solo Filippo Di nome va bene, di nome, eh, Eftimis. Dov è? Dove sta Filippo? Okay. Eh, Eftimis Filippo scrive la sceneggiatura insieme all'ottimo Iorgos. Il film va a Uncertain al Festival di Cannes. Vince Uncertain che è una, eh, una sezione competitiva molto importante. Il Festival di Cannes ehm, viene candidato come oh, per il miglior film straniero all'Oscar. ecco qua, l'Antimos che già spicca il volo. Eh, perde contro in un mondo migliore di Susanne Bier, ma comunque vada, eh, è diventato. Eh, indovinate con chi concorre all'Oscar con un regista molto, molto l'antimosiano. Eh, questa è una coincidenza che mi ha fatto molto sorridere. Concorre all'Oscar come miglior film straniero con un signore che si chiama Denis Villeneuve che è un regista art house in quel momento e che porta uno dei suoi film più belli della fase art house che, è, che è La Donna Che Canta. La Donna Che Canta arriva in cinquina, miglior film straniero, con l'Antimos, va bene, perdono tutte e due, vince Susannona Bier, che anche lei ha flirtato tantissimo con il mondo anglosassone, come sapete l'ultimo suo flirt è The Undoing, serie con Nicole Kidman e mh, Hugh Grant, benissimo, Dogtooth. Uh, Doc Tut, dog Tut e Doc io sono rimasta colpita dalla mancanza di nomi dei personaggi. Uh, questo è Renata, uh, e, e questo è Dogtut. Uh, io sono rimasto colpito moltissimo da, dalla, dalla somiglianza. Tra lui e lui, va bene? Eh, che è un Michel Piccoli di Dilengere e Morto di Marco Ferrei, grande regista italiano, troppo, troppo dimenticato. Eh, passa il tempo e l'Antimos ha avuto successo. Questo è il manifesto di Chinetta, che non ho fatto vedere prima, ok? Guardate la differenza anche con Dogtut. Guardate qui invece, lui prova qualcosa di più astratto, va bene? È un rischio, è un rischio ed è una grande vittoria. La Grecia va in crisi, l'Antimos trionfa. Un trionfo individuale per una grande crisi collettiva eh, del suo paese. Sarebbe interessante intervistare l'Antimos per chiedergli che tipo di sentimenti contrastanti ha provato in quel fatidico 2009, dove nell'autunno il suo paese è in ginocchio e viene ricattato sostanzialmente dalla Troica che gli dice: Sì, sì, te diamo noi i soldi, ma adesso tu tagli i salari, distruggi il welfare e i greci cominciano una crisi devastante nel 2009, questo ragazzo a maggio ha toccato il cielo con un dito, va bene? E, e in quel maggio è a Cannes dove vince Anser Terregard. Eh, passa del tempo, ma non troppo perché? Perché l'Antimos, e eh, questa è una caratteristica anche di cui discuterò con Roberto e Benedetta, mi interessa molto chi sono Roberto e Benedetta, sono gli autori di eh, Anestesia di Solitudini, il Cina Iorgos, l'Antimos Mimesis 2019 che eh, fra poco verranno a chiacchierare con noi. Va bene, dell'Antimos. Eh, il, um, il fatto uh, sconvolgente, ma non troppo, è che questo signore è una macchina da guerra. E questa subito è una caratteristica di L'Antimos che non può assolutamente sfuggire, eh, anche semplicemente analizzando le date della sua filmografia. Dopo solo due anni, rispetto a Dogtooth, immediatamente arriva un nuovo film di nuovo scritto con il suo sodale dallo humor macabro Eftimis Filippu. Il film si intitola Alps, è ancora più assurdo ed è ancora più divertente di Dogtooth per chi come David Lynch e il sottoscritto ama molto lo humor magabro perché poi appunto chi può, c'è chi, so, chi lo può trovare anche ehm, terrificante l'Antimos. Io trovo che Dogtooth sia estremamente divertente eh, anche perché io amo moltissimo, ehm, moltissimo Angelichi. Va bene, la sua, la sua, una delle sue attrici fettriccio, Angeliki Papuglia, che ha una chiusura mh, fantastica autolesionista de, mh, in chiave anche dente e porta bagagli della macchina in relazione a Doctote. Alps è ancora peggio. Allora, c'è una uh, sorta di, come li vogliamo chiamare, una, un, un clan, un, un club, forse anche una setta, eh, di sovversivi, ma non sono sovversivi, creano dei diversivi. Che bello, Alps! Visto nella cineteca di Milano. Voglio tornare al cinema. Un film che ha dovuto maturare in me, ma mi è rimasto molto impresso. Un film eccezionale, caro Fra DG. Uno dei migliori film di Lanti, secondo me. Dove praticamente c'è questo gruppo di persone che vi ricordate, gli amici della morte? in Ridere per Ridere, la, la prima monografia John Landis, in, in Ridere per Ridere c'è cioè, Amici della Morte, Harry Gibson che è il nazista dell'Illinois di Blues Brothers, dice eh, noi Amici della Morte eh, eh, combattiamo il vostro lutto, cioè vogliamo venirvi incontro e eh, eh, vostro figlio perché, perché seppellirlo? Può sempre stare con noi, con, con voi, e ci sono tutte queste scene del, del cadavere, del figlio morto, della famiglia che, che sta a cena con loro fa il bagno in piscina ma non fa il bagno perché è un cadavere, sta e galleggia. Loro fanno una cosa molto simile a questo sketch formidabile scritto da Zacher, Abrams, Zacher per ridere per ridere, John Landis, fanno una cosa molto simile, in chiave però di recitazione. C'è un gruppo di persone che eh, mette in scena eh, la morte, o meglio, rimette in scena la vita del caro che tu hai perso eh, recitando al suo posto. Prendono informazioni, sono anche abbastanza professionali. C'è una cosa su cui Roberto e Benedetta dicono delle cose molto belle nel libro, molto divertenti, legate anche al fatto che. Si pagano, cioè si pagano tra loro, c'è cioè un capo che dà una busta gialla. Eh, vorremmo anche che, che capire se c'è una, 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 una regolamentazione salariale, se questo lavoro viene riconosciuto. Ecco questa caratteristica molto interessante. L'Antimos esce dalla villa. Questo anche, ragazzi, non dovete mai dimenticarlo, visto che volete fare cinema, molti di voi vogliono fare cinema. Uscire dalla villa vuol dire anche, intanto da un punto di vista semiologico vuol dire occuparsi della società, e Alps è un film di ambienti, di città, di palestre. Di case borghesi, casa borghese di qua, casa borghese di là, ma è anche un modo, anche ovviamente, di avere più produzione. Eh, in chinetta c'è la macchina a mano, c'è la fotografia sgranata, non c'è la musica perché non c'ho manco una lira per prendere, manco né un Bach né un Lighetti. Come farò dopo. Eh, ci sono attori che ti vengono a lavorare per un tozzo di pane, non ci sono dialoghi. Uh, in Dogtut c'è un avanzamento. C'è una villa molto bella, alto borghese con i prati, con i recinti. In Alps noi andiamo in città. Questo, anche da un punto di vista drammaturgico, crea assolutamente un'idea di uh, possibile uh, mondo fantastico alternativo al nostro. È quello su cui Filippo e l'Antimos lavorano. Possiamo definirla fantascienza? Assolutamente sì. Possiamo definirlo black mirror? Assolutamente sì. La cosa più simile a questi film di Lantimos è la serie geniale che Charlie Brooker comincia a creare dal 2010 in poi. Eh, c'è qualcosa nei nostri vestiti che è molto simile alla realtà, ma poi c'è qualcosa che non è per niente simile alla vita che facciamo. Questo è molto semplice. Il surrealismo in chiave cinematografica è una cosa molto semplice, anzi, anzi. Ciò che ho imparato dal, dal più grande eh, e dal padre, lui Buñuel, quando lo vedevo e lo rivedevo da piccolo, è che i film di Buñuel sono estremamente semplici, semplici, semplici nei vestiti, semplici nelle scenografie, semplici nei movimenti di camera. Il surrealista è più efficace se è lineare ed è più assolutamente più disturbante se è semplice, se inquadra degli interni borghesi, il film più folle e eh, più l'antimosiano di Buñuel è il fantasma della libertà, che è un film dove non succede nulla di particolarmente strano se non che tutto è assurdo. Tutto è assurdo, tutti quegli interni borghesi sono assurdi, ma i nostri vestiti sono uguali. Black Mirror va in una direzione non troppo diversa, in una chiave di oggettistica, però c'è quell'oggetto e c'è quella consuetudine che non è ancora arrivata nel tuo mondo borghese, del, della tua realtà. Ehm, mentre l'Antimos non pone l'oggettistica, ma pone più il contenuto. Questo è molto interessante. Con Filippo, con Filippo crea la drammaturgia: non ci sono oggetti strani, non ci sono oggetti che tutti i colleghi. Eh, e vai così e fai cose strane, e vai in mondi virtuali come fa Charlie Brooker nella cosa, ne, in quella meraviglia assoluta che è Black Mirror. C'è proprio una regola sociale che è cambiata e questo è Augs, già. Ma chi so, questi qua. Ma chi sono questi qua che si riuniscono? Ma sono clandestini? Ma non troppo! Ma non lo sai che non lo so. Perché in fondo, non si. I, I carbonari: un regista per riprendere dei carbonari deve riprendere di solito qualcuno che scende delle scale, per esempio di una cantina, qualcuno deve riprendere la notte, per esempio. Invece, eh, la cosa fantastica di Alzo è che loro si riuniscono. Tranquillamente, in pieno giorno, in queste palestre gigantesche, spazi sconfinati, tutto questo incide, amici miei, sulla nostra testa. Assolutamente lo incide, incide e, e dimostra e ci convince che, che questa cosa possa essere normale. Infatti, altra cosa molto interessante e molto importante in Alps, se vuoi affrontare questo tipo di cinema. Nessuno dei borghesi presso cui queste persone vanno a prestare servizio dice, ma che siete matti, ma che tu chi sei? Tu, tu vuoi fare mio figlio, ma io te ne denuncio. No, nessuno. Quindi noi possiamo pensare che questa sia una realtà assolutamente fantastica, dove tutto ciò viene accettato in una chiave di convivenza civile, anche perché non è questo il problema. Il problema è quando tu non rispetti le regole, altra ossessione di Lantimos. Lantimos eh, è in questo è molto simile ai Monty Python. Eh, che infatti sono dei surrealisti: detesta i gruppi di azione politica. Li detesta secondo me. Lui e Filippo li detestano perché anche i lobster sono molto critici nei confronti dei rivoluzionari e questo anche è molto moderno. Cioè, L'Antimos non è uno che propende troppo per, queste, per questi gruppuscoli come fanno i Monti Python in Brand Nazareth prendendo drammaticamente per il culo appunto il fronte nazionale il popolare della Giudea o il fronte del popolo della Giudea, ancora non dobbiamo capire quale è uno e quale è l'altro, eh, prendendo in giro la, 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 diciamo, la canonica disgregazione di un certo tipo di estremismo politico, no? Eh, eh, che ha anche inciso molto, preso all'interno della strada della sinistra italiana, benissimo. La divisione, l'essere divisi, l'essere uno più contro l'altro, l'essere più contro te stesso che non contro il sistema, lo vedremo molto in Lobster e lo vediamo anche in Alps. Perché questi qua, eh, la, la maggiore ferocia che accade, accade quando tu non rispetti delle regole, di nuovo le regole, di nuovo le regole di Doctut, delle regole che vengono date di nuovo da un altro uomo è chi è? è il nostro Aris Servatalis irriconoscibile come capo delle Alpi perché questi si chiamano le Alpi e lui dice io sono il Monte Bianco io sono il Monte Bianco anche questo io, io, io sono piegato ero piegato quando l'ho visto la prima volta perché amo questo humor e lo trovo divertente sono d'accordo con Lynch i Fenilantimos sono comici per quanto mi riguarda io sono il Monte Bianco tutto poi chiama Monte Rosa ovviamente il gruppuscolo che fa questa cosa che in teoria dovrebbe anche far del bene non si sa perché la fa c'è molto c'è molto odio tra loro ma c'è una cosa c'è una cosa che a me mi piace da morire in Alps il film si apre subito con un personaggio che dice si può fare qualcosa di più pop ma come tu vuoi fare una cosa più pop sei tu l'antimos che ce lo stai dicendo in questo momento infatti è un'altra cosa che è molto affascinante di Alps è che è un film pieno di nomi di attori americani e lui dopo sarebbe andato poco dopo, sarebbe andato a lavorare con loro. È una coincidenza? È una coincidenza critica o c'è qualcosa che ci stai dicendo? Hai staccato il biglietto, stai prendendo il volo. Volete sapere di chi si parla in questo film di Brad Pitt, Johnny Depp, Jude Law? Tutti, l'altro, mi sono divertito bene perché ancora non ha lavorato con nessuno di loro. Però ha lavorato con una marea di loro, ma no, ancora e quindi adesso stiamo aspettando che lui arrivi a, a lavorare con uno di quelli che viene citato in Alps perché? Perché c'è la sua futura moglie, lui si sposerà due anni dopo con la splendida. Con la splendida Rihanna Labed, che è una delle Alpi. Va bene, è una, è una di questo gruppo. È la ginnasta. Sì, 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 lei è la ginnasta, poi c'ha un allenatore cattivissimo cattivissimo! E lei dice: E lei, che, lei che gli dice: Ma perché mi fai ballare con i Carmina burana? Mi sono rotto le pari mi sono rotte le ovaie, Mettimi qualcosa di più pop e lui no. La, le, le, diciamo è, 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 è ancora più severo del, del capo e i nomi che vengono citati sono Brad Pitt, Johnny Depp, Jude Law uh, Morgan Freeman va bene poi altri, altri ce n'è un altro uh, ovviamente ci sarà la, la, la pantomima di Bruce Lee da parte del capo che poi diventerà anche una, una delle foto più importanti di promozione del film e e quindi è un film. Um, cioè, viene citato Prince. Prince è morto. No, Prince non è morto. Altro momento dello humor del Moretti di Bombo. che voi non volete che il nonno fa la monografia. Possiamo parlare con Alfredo, possiamo andare a trovare Alfredo. Alfredo è morto. È morto Alfredo? È morto l'anno scorso. Madonna, che quello humor so, meraviglioso di quel Moretti lì fa capire che questi amici, poi tanto amici, non so, sono delle merde, non sanno nemmeno che Alfredo è morto e si ritrovano a sto baretto e vorrebbero andare a trovare Alfredo, ma Alfredo è morto. In questo caso appunto ehm, è semplicemente esilarante vedere, vedere le vicissitudini di queste Alpi che vanno in giro. Eh, per mettere, ripeto, per rappresentare, per essere, incarnare, usiamo un termine più adatto, per incarnare i cari defunti di borghesi di questa città dove loro agiscono così, poi ci si distribuisce. A un certo punto arriva anche il Monte Bianco eh, che dice: Guarda, eh, questa è la tua paga. Tu ti sei comportato male, non dalla busta gialla, io, anche lì siamo ossessionati. Io, Roberto e Benedetta, da cosa contiene la busta gialla? Contiene un qualcosa di nero, contiene delle banconote, quegli euro che la Grecia deve dare e che non c'ha più, quegli, quegli euro che la troica ormai. Ha, ecco, Alps arriva in un momento: Alps loro lo realizzano quando già in Grecia c'è una crisi eh, economica, sociale, psicologica devastante. Devastante. E Alps è infatti un film anche più duro, secondo me, di Doctut. Perché? Perché riguarda la società. Non riguarda solo la famiglia. Siamo andati oltre quel recinto. In Dogtut lui inquadra un pochino la fabbrica dove va a lavorare il, il papà, ma per il resto il canile, dove va a capire cane che tipo di stadio dalle E invece Alps è in mezzo a, alla città. Ci sono anche inquadrature di inseguimenti. Sì, ci sono gli inseguimenti in Alps. C'è infatti il Monte Bianco che gli ero del culo perché ha capito che c'è qualcuna che sta cercando di avere un'attività imprenditoriale in proprio, quasi, cioè che sta andando lei da sola senza dire niente a nessuno a interpretare una defunta, giocatrice di tennis, è la mia meravigliosa eh, Angelichi eh, Papulia, Adesso la facciamo vedere: che ha poi questa cosa bellissima del, del, della magliettina di tennis. Peraltro, è una donna di una bellezza di uno humor, qua la vedete è, è la più alta, è la figlia più grande e meravigliosa, questa è in Dogtooth gli attori feticcio qui c'è anche adesso in Alps in Alps, Dostalps eh, do do arriva, arriva, eccola qua che bella, qui c'è la magliettina da tennis vedete sta anche con la racchetta perché sta cercando appunto di passare per essere la, la figlia morta che gioca a tennis c'è un momento pazzesco, prova anche a andarla a recuperare dal coma. Non ci riesce, le lancia la pallina. Sembra il pazzo del mondo della zaz. Questa è Ariane Labed, la ginnasta, la futura moglie. Due anni dopo avrebbe sposato Yorgos Lantimos, attrice greca, francese, meravigliosa che fa la ginnasta. E questo è, questo, è lui. E questo è l'unico e solo. Adesso non ricorda affatto. Eh, provate a associarlo a questo qua che sta al cesso, va bene? E in realtà è lui. È lui ed è anche il protagonista di Mele. Va bene, che da domani trovate. Ma peraltro non gli è passato un anno proprio. Oh, eh, loro, eh, lui si arrabbia perché la, la Puglia non va a. Ecco, questo è il luogo in cui si vedono. Guardate che inquadrature stranianti. Ecco, già questa inquadratura ti dice tutto. Cioè, questo gruppo non è un gruppo clandestino. Perché è un grande regista l'Antimos? Perché con un fotogramma fa capire a uno spettatore colto perché noi ormai siamo amici miei tutti noi degli spettatori colti che questo non può essere un gruppo clandestino perché guardate quanto è grosso sto spazio guardate la luce che filtra dalle finestre e quindi è ancora più straniante ma perché questi signori fanno queste cose questo è un momento di svago perché non si dica che, si dica che le Alpi lavorano solamente ci sono dei giorni in cui c'è il quiz e lui in questo momento sta facendo il quiz chi sono io? chi sono io? è Bruce Lee nei tre dell'operazione Drago, benissimo, eh, andiamo avanti perché fra poco arrivano, eh, arrivano Roberto e Benedetta, e andando avanti, voi direte: sì, vai avanti. Ma che succede? Raccontaci che succede. Ehm, intanto, qua, questo è Francis Bacon, cominciamo a diventare baconiani, cioè, questi corpi che non capiamo possono sembrare un corpo unico, spezzati, incompleti, un vuoto attorno. Guardate, che bello il lavoro anche grafico. Guardate, che bello che è il lavoro grafico rispetto appunto a, a Kino D'Ontas, dove abbiamo scelto, abbiamo scelto questo. E invece, qua scegliamo Francis Bacon. Questo è un chiaro riferimento alla pittura di Bacon, dove i corpi sono staccati, maciullati, ehm, inseriti all'interno di, di vuoti. Eh, stupendo. E, le, e qui c'è la tennista. Va bene, che c'è sto capellone che in realtà è il corpo del Monte, de Monte Bianco che sta a Bruce Lee in quella foto là. Questa è una composizione stupenda. Dove, dove, dove capite quant quanto si può lavorare bene voi che volete fare cinema tra i vostri artisti grafici che potranno fare un manifesto che rappresenti il vostro bellissimo film. Ok, a questo punto che succede a Alpi? Eh, intanto dovete vederlo se non l'avete visto perché, per capire che cavolo succede soprattutto a quella che cerca di fregare. Eh sì, cerca di fregare questo qua. Ok, sono ancora film con maschi eh, al potere? Eh no, non la si fa, basti maschi. Lo vuoi aggirare al maschio? e poi è sempre lei Benedetta è sempre lei vedi che ormai le pippe da critico aumentano è sempre lei è sempre Angelichi Papuglia che cerca sempre di fotte il maschio perché anche lei in Dogtut cerca di fare il gran finale col fugore dalla villa ma ce riuscirà? Ma non lo sappiamo ok, che cosa succede ad Alpi? Alpi è in concorso a Venezia miglior sceneggiatura e... E... e va benissimo così nel senso che questo è un signore ormai che è conteso tra Cannes e Venezia, di nuovo la sceneggiatura Eftimis Filippu e il grande Iorgos Lantimos. Il film eh, lo arriva anche in Italia finalmente perché dopo tutto ragazzi, se è Chinetta ciao, vabbè quello là, quello là con l'Antimo dell'amico, il grande successo a C in Cipro, sappiamo che l'Antimos è l'Amblin di, di Lantimos sembra che non lo voglia far vedere. Eh, chinetta ciao, buonanotte, è uscito in Grecia due anni dopo la presentazione a Toronto, peraltro sono convinto che sarà uscito in due sale in Grecia, noi buonanotte. Don, tutto non esce in Italia, mentre invece Alpi eh, uscirà eh, dopo Lobster. Se non sbaglio, e quindi eh, eh no, su questo devo chiedere a Benedetta: mi confermi che Alpi esce molto dopo la sua, il, suo, il suo anno di edizione originale del 2011? Passa il tempo, passano quattro anni. Quattro anni son, sembrano necessari per arrivare a, una, a un cambiamento molto importante per il corpo e per la voce di Yorgos Lantimos. Ed è il passaggio a, a un'altra lingua, è il passaggio anche di un mare. Ma noi siamo figli del mar Mediterraneo, anche Yorgos è figlio del mar Mediterraneo. Qua si tratta di. Andare dall'altra parte, di attraversare un mare molto diverso dal nostro, che si chiama Oceano, Oceano Atlantico. Eccolo, eccolo che grazie, grazie, fra DG. Esce cinque anni dopo in Italia, sì, quindi nel 2016, dopo il grande successo di Lobster. Grazie, fra DG, e grazie pure per averci seguito a Randolph, eh, come te chiami? Giaffe, qui di T, mortacci tua, fra DG. Pensavo proprio alla puntata di Black Mirror, in cui viene spedito un sostituto e fidanzato. Una, una delle mie preferite con Donald Gleason va bene anche perché, a differenza mia, mia moglie, quando l'ha visto, mio, mio marito, che è una donna, quando vedeva quell'episodio con me, diceva: Ecco appunto perché non perde mai l'erezione? Soprattutto, stupenda quell'idea, non perde mai le, lei, lei è tanto contenta all'inizio, poi però lo vuole uccidere lo stesso. Questo fa capire anche la differenza di sessualità tra noi e le signore, noi siamo molto più basici, Loro all'inizio possono dire: Sì, questo non perde mai l'erezione, è fantastico rispetto a quella merda di carne umana di prima, però poi, comunque lo vuole uccidere lo stesso che le donne sono più evolute di noi. Esatto, uno dei miei preferiti. La bellezza in questo film è quella puntata nel tentare di riavvicinarti a qualcosa che è andato. Esatto, solo che Charlie Brooker la fa fantascienza, anche se l'idea geniale è che Donald Gleeson sia Donald Gleason, anche se l'idea geniale è inquadrare una scatola che ti arriva a casa, e quella scatola è una scatola Amazon, è una scatola che arriva a tutti noi. Noi stiamo aspettando il tapirulan perché siamo dei disperati, abbiamo comprato anche noi il tapirulan, mio marito, che è una donna, è stato tre mesi al computer e abbiamo preso il tapirulan. È come se ci arrivasse un androide, no? Domani, perfetto. Corrado Mancinelli! Tre mesi di seguito. E altra idea geniale di quella puntata, di Black Mirror, di Charlie Brooker, idea assolutamente geniale, è che tutto ciò che abbiamo detto, pensate tutte le cazzate che io ho detto in video recensioni, anche adesso, su Twitter, possono essere usate per metterle in bocca al mio replicante, una volta che io domani schiatto e mio marito, che è una donna, mi riceve a casa, va bene, in un pacco. e non perdo mai l'erezione e per, per il primo mese lei è contenta ma comunque mi vuole uccidere lo stesso. Giusto. Ok, allora, Corrado Mancinelli, tre mesi di seguito di abbonamento. Adesso arriviamo al passaggio. Per fare i passaggi ci vuole tempo. Per fare i passaggi ti fai male. E io poi chiederò anche a Benedetta e Roberto chi sono. Benedetta e Roberto sono Benedetta e Roberto Lasagna, gli autori di, di anestesia di solitudini, il Cinema di Giorgos Lantimos Mimesis 2019 che mi accompagneranno alla fine di questa twitchata e... cosa succede all'antimos in questi quattro anni qualcosa di violento qualcosa di doloroso è un passaggio di lingua, è un passaggio di cultura è un passaggio di produzione sicuramente tanti amici attorno a loro Benedetto e Roberto sono molto bravi nel libro a raccontare per esempio il sodalizio con la regista di Altenberg, che è un film bellissimo meraviglioso la Atena Rachel però a te, a te no. Rachel Zangari, ok, eh, che cosa succederà? Hai tradito? Che cosa gli dicono all'Antimos? Hai tradito, hai sbagliato, ci hai mollato, te ne sei andato. Come va, come non va, amici miei, sapete benissimo perché è qui che Yorgos esplode definitivamente, anche se come vedete il percorso è quasi netto fino a questo momento perché Alps anche vince a Venezia. Eh, guardate che queste cose sono molto importanti per chi vuole fare Cinema art House. Ma diciamo con questo film qua eh, l'Antimos arriva alla consacrazione definitiva. Il film si intitola Lobster. Qui vediamo Yorgos chiaramente che lo sta girando perché vediamo dietro di lui il bosco di Lobster che è inconfondibile. E, e qua vediamo appunto Colin Farrell che è, diciamo, sepolto vivo. Chi lo sa. Questo è un momento di lobster che mi ricorda tanto un capolavoro del del nostro maestro eh, si intitola il fascino discreto della borghesia e sono queste camminate molto perentorie che l'antimos però inserisce a differenza di Buñuel all'interno di un discorso drammaturgico lineare perché perché stanno andando da qualche parte questi qua. mentre invece come sapete benissimo nel fascino discreto della borghesia le camminate violente dei borghesi con Fernando Rey diciamo in testa sembra sembra la gara che abbiamo fatto prima tra Gianni Amelio, eh, Chloe Ciao e David Fincher, e sono ogni tanto, come sapete benissimo, mette quelle camminate su questa strada più in totale sembra, sembra antico internazionale di Hitchcock. Cioè, dovremmo mettere un fotogramma, ma non ce l'abbiamo. Non ci sono queste colline, non ci sono sti muretti tipicamente irlandesi, va bene, lo sapete benissimo. Il fascino di della borghesia è un film a episodi, si può definire, dove ogni tanto ci sono sti borghesi che camminano con grande violenza. Perentori. Guardate, la, dalla postura lo potete intuire, lo fanno anche loro. Stanno camminando con una certa decisione, soprattutto Lea Seidu, che è un'altra un merda, che è un'altra capa alla Monty Python di Brian di Nazareth, di un gruppo sovversivo che poi però sono quasi più antipatici del sistema. Ancora questo humor molto giovane, tipico di una generazione che è anche un po' stufa di alcuni cliché di altre generazioni. Io la leggo un po' così, questa loro costante messa in discussione dell'attivismo dell politico della, diciamo della, del gruppo sovversivo del gruppuscolo che non è d'accordo ehm, c'è qui in lobster perché perché lobster ovviamente è di nuovo una sceneggiatura scritta con ephemis filippu eh, e che racconta semplicemente di noi che andiamo in un uh, albergo perché ci ha mollato e come domani mio marito finalmente rinsavisce non aspetta nemmeno che muoio come nell'episodio di black mirror finalmente mi lascia e, e io vengo convocato in questa realtà, l'antimosiana e fili, Filippo. Come si dice di Filippo? Fili, Filippuana, filip, vabbè. Insomma, in questa realtà, in questo black mirror greco, in questo Greek mirror. Ti piace, Benedetta, è la nuova definizione del mondo di L'antimos e Filippo? In questo Greek mirror. Uh, se noi veniamo lasciati dobbiamo trovare subito un nuovo compagno se no so cazzi se no ci, ci, ci trasformano in un animale lo direte no aspetta scusa si sì, si sì, è così e tutto questo viene detto straight ancora Monty Python viene detto straight straight che vuol dire viene detto con, con aria molto tranquilla da Olivia Colman che ti accoglie in un albergo ed è la direttrice e ti dà le regole Colin Farrell viene lasciato Colin Farrell secondo me è un attore magnifico per l'Antimos infatti tra le due scatta una scintilla un ex sex symbol, che però ama anche, ha un grande senso dell'umorismo, si fa inquadrare con la panza, si gioca... Io penso che fare l'Elantimos si innamorino sia un incontro di, di affinità elettive, scatta qualcosa di molto forte tra loro due, e infatti il film è eccezionale. Questo è il momento molto simile fino alla fine al mondo di Venders quando appunto William Hart e lei, fino alla fine del mondo di Vendors, sono molto belle queste sequenze in cui camminano, 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 scappando, va bene? E legati l'uno all'altra. Eh, qui c'è qualcosa di simile, perché loro attraversano tanti luoghi. Chi sono loro due? Questo è quello lasciato, va bene? Eh, lei è una donna che lui troverà Uh, all'interno di questo gruppo sovversivo, sì perché è difficile la trama dell'obster. mamma mia in quest'albergo dove tu vieni convocato ti devi di nuovo fidanzare se non ti fidanzi ti trasformano in un animale devi scegliere un animale, lui sceglie l'aragosta eh, molti scelgono i cani lo humor di Filippo e l'antimus com'è lo humor di Filippo e l'antimus se non l'avete eh, già capito lo rispieghiamo precisamente come sono precisi loro nel caso di Lobster il loro humor è far dire a Olivia Colman di fronte a questa spiegazione dell'assurdo totale eh, compreso il fatto che non esistono mezze misure di scarpe compreso il fatto che tu ti devi di nuovo riqualificare e Colin Farrell dice lei si definirebbe Uh, ateo materialista no, no, questa è Michela Picella in Palombella Rossa lei si definirebbe eterosessuale o omosessuale Farrell ci pensa un attimo e là c'è tutto lo humor secondo me io lo leggo molto uno humor anche in chiave di misoginia sono stato a... eh, lei è fantastica le pause che fa Farrell ci sta a pensare perché dice aspetta aspetta, aspetta io ho avuto un'esperienza omosessuale al college e, e la signorina però dice sì ho capito ma lei deve comp comunque compilare il registro lui, lì in quel momento, eh, mi piacerà parlarne con Roberto e Benedetta. Dovremmo stare 5 ore a parlare perché io lo leggo molto in una chiave di misoginia. Perché misoginia? Perché è arrabbiato lui. È arrabbiato perché la moglie l'ha lasciato. Allora, in quel momento, sta pensando quasi di. Se io non lo so, sono un mattacchione Mi viene da pensare che lui stia pensando di, passa... di cambiare sponda, di dire: Ma vaffanculo, ma sono stato mollato all'improvviso. Ho avuto un'esperienza, ma dovessi passare agli uomini? Mi dovessi fidare più di loro? È, è, è dolcissimo farlo in quel momento di esitazione. Allora, Father dice come fanno quelli della generazione Z, almeno si dice ora, dei nostri veri giovani in Italia. Dice, posso mettere bisessuale? La signorina fa una battuta magica degna dei Monty Python. La signorina dice, guardi, l'abbiamo dovuta cancellare questa voce perché anche lì la sfiga, io, io direi, cazzo che sfiga, perché fino all'anno scorso c'era precisissima la sceggiatura. Fino all'anno scorso c'era la bisessualità, è stato sfortunato. Sono, sono accadute delle confusioni burocratiche. E lì uno ride, può ridere per un mese pensando ai casini che sono successi in quest'albergo in cui tutti devi rifidanzare con i bisessuali, a, che erano concessi l'anno prima, ma adesso non li concediamo più. E quindi, come ci dicono al ministero, quando dicono: guardi, mi dispiace, l'anno scorso c'era questa, questa cosa, adesso non c'è più. E fare il fa: vabbè, allora. Metta eterosessuale, cede nonostante le donne lo abbiano ferito, nonostante la moglie lo abbia mollato. Lui rimette eterosessuale. A quel punto, bisogna rimorchiarsi in albergo: ci dobbiamo rimorchiare. Uno dice, vabbè, dai, fa, lo fai. Allora, che fa? È un film di rimorchio? È anche un film, un po' di rimorchio. È anche un, un film, un po' di rimorchio ormonale, no? Di quelli che piacciono a noi testosteronici, quei ragazzi anche un po' che devono andare in buca. E questi ragazzi che devono andare in buca sono degli uomini. Un po' tristi, interpretati da grandi attori, Colin Farrell, abbiamo detto, Ben Winshaw, meraviglioso, John C. Riley, Bleso, che fa la parlava un po' così, e anche Ben Winshaw, hanno tutti una mancanza, Ben Winshaw un po' zoppica. E c'è anche questo odio, questo odio tra di noi, questo fatto di tradirci, questo fatto di fotterci, che c'era in Dog, tutto all'interno della famiglia, poi in Alps, all'interno del gruppo di estremisti. Eh, eh, di, 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 di attori del lutto altrui, e qui ancora c'è questa diffidenza, c'è questo morso tua vita mea. Ma perché se devi sparare a qualcuno, arriverà fino al cervo sacro, sta roba. Ma ammazza lui, non ammazza me. Noi, Lanti ci dice Filippo, soprattutto perché stanno insieme a fare ste cose. Ma è che quando ci troviamo in una stanza, alla fine ci ammazziamo, cioè. È difficile che, molto difficile anche tra familiari, questa idea, questa idea che si possa, non lo so, ci si possa sacrificare. Ah, questo sarà poi il nucleo centrale del sacrificio del cervo Molto Black Mirror, anche questo film, totalmente Black Mirror. Tutto è normale, come intanto Black Mirror: le sedie sono sedie, la reception è reception, il corridoio è corridoio. Non ci credete? E beh, vedete, i borghesi che camminano sono borghesi che camminano. Il fascino scritto la borghesia, ma stanno andando a casa della capa dei sovversivi. Ma i sovversivi chi sono? I sovversivi sono questi che si nascondono nel bosco. Come si nascondono nel bosco? Sì, il bosco dove lui si sta per seppellire vivo in questo momento e dove tu vie, vai a caccia di questi, vai a caccia di questi in slow motion. Qui c'è l'Antimos che sta probabilmente girando una scena di questo genere e. È così, all'interno dell'albergo, come? All'interno dell'albergo è così. Ah, ma questo è un po' Kubrick, sì, e quella non si legge, è la Transformation Room. Una delle cose più belle che io amo del film bellissimo di Lantimos. È lì che ti trasformano. È lì che ti trasformi. Si vede? Non si vede, non è importante, ma no, c'è qualcuno che dice che la nostra pelle scivola via dal primo strato di pelle, va via, e poi alla fine sotto c'è l'animale che tu hai scelto. C'è qualcuno che sceglie il pony? C'è qualcuno che sceglie la ragosta. Lui c'è qualcuno che sceglie i cani, quasi tutti scelgono i cani. Eh, lo humor è questo sulla bisessualità che mi fa morire dalle risate. Questa esitazione di lui sull'omosessualità o l'eressualità legata, secondo me, a una misoginia. Nascente e poi c'è Olivia Colman che dice: Guardi, questa cosa non si fa perché sarebbe assurdo. Già uno che in mezzo a tutta questa assurdità dice: Questa cosa sarebbe assurda. Fa capire lo stile umoristico di Filippo e l'Antimus che vogliono ridere con noi se ci va di ridere. Va bene, tanto slomò, eh, tanta, tanta bellezza. Guardate che bel manifesto, ancora un po' questo vuoto, ok? E, e, e questo Farrell che meraviglia che è Colin Farrell in questo film che meraviglia assoluta ma visto che tempus fugit e fra poco arrivano Roberto e Benedetta eh, che sto facendo aspettare pure troppo dobbiamo andare molto avanti eh, ma Lobster è un film di albergo è un film di attori feticcio sì c'è sta la papulia la papulia qui è cattivissima non fa simpatico, la papulia qui è cattivissima è un'antipatica cattiva che deve essere rimorchiata facendo l'antipatico e il cattivo, ma la convincerai molto divertente anche questo lui cerca in tutti i modi di convincerla che è stronzo come lei, ma forse non ce la farà nel momento in cui, lui va in giro col fratello eh? voi direte, ah, va in giro col fratello Sì, il fratello è un cane è diventato cane, non ce l'ha fatta lui va in giro col fratello, succederà una cosa brutta al fratello lui dirà, no non mi interessa perché lui deve, Perché lei, lei, lei mica è scema, eh? lei ha capito che forse lui è più sensibile Allora gli fa il tranello, gli fa il tranello, lo mette alla prova. Lui la a si singhiozzare in bagno e si incazza. A quel punto, se va nel Bosco è finito. Ma se va nel Bosco trovi i sovversivi, i sovversivi sono simpatici. No, i sovversivi non sono simpatici. Si sta andando a casa della mam, dei, dei genitori della sovversiva capa che lei ha sei tu. Avete visto Rachel Waze? Rachel Waze è una signora che lui incontra con la quale forse avrà una storia d'amore, eccola qua. Sul finale poi ne parlerò con Roberto e Benedetta. Andiamo avanti. Il film ha un successo pazzesco al Festival di Cannes, dove vince eh, il premio della giuria. Vince, miglior cane pure. Fantastico, miglior cane. Bob, proprio il fratello. Miglior cane che l'ha vinto pure Tarantino l'anno scorso, due anni fa, che io mi indignai. Ma come, gli ha dato il cane, gli ha dato. Non gli ha dato niente, gli ha dato il cane. Vinse il cane. Una cosa esilarante che adesso se avessi più tempo leggerei, ma non, non la posso fare perché sono già in un ritardo clamoroso con Roberto Benedetta. Eh, vince, vince anche il Queer Palm. La spiegazione della vittoria del Queer Palm è esilarante, ve la dico in, in sintesi: eh, quindi, vince tre premi importanti. Vince il miglior cane al festival, che è un premio che io adoro, ha vinto Tarantino due anni fa l'unico premio che ha vinto una volta a Hollywood. poi vince il premio della giuria con un premio più canonico, più normale i cinefili dicono, vabbè ah, ha vinto il premio della giuria poi vince il, il premio queer, che se sei un progressista devi dire sì sì, è il Teddy Berlino, è il Teddy Beer sì sì, il queer, grandissimo la spiegazione è fantastica, non avevamo film con i gay in questo festival questa è la spiegazione, è bellissima, la trovate sui MDB andatela a leggere, non avevamo un cazzo di film sui gay questo film, anche se non è sui gay, qualcosa sui gay c'è, gli diamo la queer palma meraviglioso, quindi l'antimos fa il trittico c'ha anche culo, quindi non solo è bravo c'ha culo, perché non, non c'è niente di queer in quell'edizione e l'unica cosa queer è forse quel leggero momento di, di indecisione farrelliana sulla sua omosessualità e questo gli permette di vincere anche la queer palm hai capito? Yorgo Schellenza fantastico, a quel punto il film va anche agli Oscar e eh, viene candidato a miglior sceneggiatura e perde con chi perde? Con Kenneth Lonergan, con Manchester Bailey. Però gli è veramente sempre più lanciato. Velocissimo in due secondi, a costo di essere ovviamente eh, brevissimo, anzi, io quasi quasi gli ultimi me li farei con loro. Eh, ma del sacrificio del servo sacro, anzi, diciamo che. Stanno per arrivare Roberto e Benedetta. Roberto è scappato giustamente perché si è rotto i coglioni. Benedetta invece è rimasta lì perché è masochista. e stiamo arrivando a ancora di più a qualcosa. Intanto guardate che ragazzo è questo Lantimos. È, imp è impressionante. Lantimos è uno che non vuole perdere, è uno che si attacca alle cose, è uno che non molla l'osso. Voi direte: Kubrick, mm, e Kubrick ci metteva tanto tempo tra un film e l'altro, eh. A volte tantissimo, l'antimos dopo solo un anno, eccolo Roberto, stiamo arrivando, Roberto caro eh, l'antimos dopo pochissimo, perché è veramente una sorta di agonista che in confronto Moretti quando giocava a pallanuoto gli fa un baffo. L'antimos, dopo solo un anno, fa il sacrificio del cervo sardo. Del, del cervo sacro va, va a Sinsinnati, inquadra benissimo Sinsinnati, i ponti, i diner, ci sono inquadrature bellissime dei diner e subito gioca con la nostra manipolazione di spettatore Fa vedere un borghese che va in giro con un ragazzino e se lo mette sotto braccio e ci parla, e tu dici, pensi immediatamente hanno una relazione, hanno una relazione, hanno una relazione, eh, hanno una relazione ma particolare. Lui è di nuovo Farrell, lui è di nuovo un Farrell che è pronto a qualsiasi cosa e che capisce che l'antimos lo sta destrutturando e si fa destrutturare con grandissima gioia e fanno questo popò di film semplicemente meraviglioso che è il sacrificio del, del cervo sacro in cui c'è lui, Barry Keon, la chiave del film è Barry Keon. La, la caratteristica, la grandezza di Lantimos nei confronti di un regista che io detesto, che è Christopher Nolan, è che questo regista è in Dunkirk, ma non è in Dunkirk, cioè non c'è, è completamente depotenziato come tanti altri attori che Nolan usa e che non fa vedere e che non fa arrivare. Mentre invece Barry Keon, questo attore molto particolare, è il cuore, di, è il cuore malato del sacrificio del cervo sacro, qua vedete Barry perché è la voce di Barry Keon, io vi suggerisco di vederlo in originale, gli occhi di Barry Keon, questo giovanissimo attore, la, il, suo, il suo modo di parlare, soprattutto quando dice a conifare il velocissimo, eh, con una splendida inquadratura dal basso, gli dice guarda, tu forse sei responsabile della morte di mio padre e allora a questo punto ci saranno delle regole, anche questo è un film, l'Antimosiano con regole, che, a cui tu dovrai sottostare. Per fare in modo di pareggiare quello che è successo nella mia vita, sì, perché Farrell è un dottore, è un chirurgo, ma è meglio fare il chirurgo o l'oftalmologo? Si apre il dibattito, anche piuttosto esilarante, all'interno del sacrificio del cervo sacro e che ci vede ancora dividerci. Guardate che meraviglia che è, Berrigan. Guardate che meraviglia. Io sono sconvolto da Dunkirk, perché lui c'è ma non c'è, mentre qui c'è ed è completamente portato da un grandissimo regista a, 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 ad alti livelli, soprattutto di importanza e di centro drammaturgico all'interno del film, Nicole Kidman, meravigliosa. Forse è quella che capisce di più il potere metafisico di questo buffo individuo, Colin Farley invece cerca di opporsi in tutti i modi, qua vedete anche il grande Bill Camp, eh, cerca di opporsi in tutti i modi a questa... Uh, Preannuncio di sventura. Le inquadrature sono horror. Molto spesso viene definito un horror perché ci sono queste inquadrature di queste presenze che, oh, poi lo chiederò a Roberto e Benedetta, la camera a volte è bassa mentre si percorrono questi corridoi. La camera a volte è alta. Io la amo di più quando è sopra la testa di Coninfarra. Lei è un presagio, è un qualcosa che è pronto a capire, a osservare questo uomo che. Probabilmente sarà costretto a fare qualcosa di drammatico, ma soprattutto noi continuiamo a tradirci, amici miei. Continuiamo a dire: Senti, ma perché non uccidi quello là? Ma perché non uccidi lui, eh, ma perché non fai questo, per perché non fai quest'altro? E, e anche all'interno di una famiglia, di nuovo siamo chiamati a delle scelte che facciamo in un modo estremamente crudele. Eh, occhio al finale fantastico, e occhio all'uso della musica atonale. Presentissima all'interno del film. Sono finiti i tempi di Chinetta in cui non c'era musica. Eh, io direi che per questo finale, che cosa succede al sacrificio del, del cervo Sacro? Che ovviamente tira in ballo anche Euripide e tira in ballo anche Ifigenia e Inaulide e quindi in un sacrificio che viene chiesto per un errore che è stato fatto da parte di una divinità, ma lì c'è il Dio che interviene, va bene, e dice no, hai sbagliato, fai questa cosa, qui invece ci siamo noi, è ancora più disturbante, e soprattutto c'è Martin, Martin è lui, è Barry ma quali sono i poteri di Martin? Ma perché Martin può fare queste cose per vendicarsi di quello che è accaduto a suo papà, finito sotto i ferri di questo signore, finito male? Eh, stupende le riprese a Cincinnati, stupenda, la ripresa della, della, di quest'alta borghesia è grande disturbo. Il film eh, Vince Miglior, sceneggiatura al Festival di Cannes. È ancora scritto con Filippo. Io direi: se no, mi ammazzano di far entrare con noi Roberto e Benedetta per fare il gran finale, anche perché la favorita! Nimic, Nimic è girato un po' in dei festival, è un corto è la pubblicità che piace tanto a Guadagnino, magari la facciamo vedere però io vorrei tanto invitare loro perché sono stati così gentili da accettare questo mio invito e quindi che entrino in scena Benedetta Pallavidino e Roberto Lasagna per aiutarmi, va bene ciao, ciao sì. ragazzi, ciao ragazzi ok, per aiutarmi a chiudere un po' in bellezza, grazie a voi eh, questa eh, affannata e affannosa monografia eh, lantimosiana. Intanto vi vorrei dire, amici miei, ma quando è che vi siete innamorati di Lantimos? Vabbè, ah, vado io, dai, parto io. Uh, io credo, vedendo Lobster, che è il primo film che ho visto, quindi Lantimos lo conobbi nel 2015, e subito dopo andai a recuperare... Uh, Kino Dontas, che all'epoca, io lo chiamo, scusatemi, lo, lo dicevo anche a te fuori onda, a me non viene da chiamarlo Dogtus e quindi dirò sempre Kino Dontas, ma parlo sempre di quel film lì. Ehm, che andai a ripescare, eh, provandolo nel 2015 con molta fatica, eh, e, eh, e poi mi innamorai di, di Kino Dontas, che per me resta il capolavoro fino ad oggi. Io infatti, eh, io e Roberto quando abbiamo scritto il libro abbiamo pensato di definirlo un po' il manifesto del cinema, mentre invece il, diciamo, eh, il film Chinetta è chiamato un pochino quello che viene prima del manifesto. Poi c'è il Chinodontas che invece è il manifesto che detta poi no, delle regole, che sono regole eh, che l'Antimos, come dicevi anche tu Francesco prima, porta avanti poi in tutti i suoi film e le declina in maniera diversa. Eh, che poi tanto è diversa se ci pensiamo eh, andando proprio all'osso, non è... Ecco. Quindi per me è nato, è nato un po' così, ed è nato questo amore perché tu dici eh, a me diverte molto, sì, ci sono delle scene molto divertenti, sicuramente invece a me piacque subito l'antimos perché mi sconvolgeva. E, ed era qualcosa di bello da provare, andare in sala finalmente venivo sconvolta. Mm -hmm. E è sconvolta da qualcosa che era molto più sotterraneo, no? che era molto più nascosto, cioè, a me non sconvolge, a noi non sconvolge più vedere eh, il, ecco, sangue, cioè, il sangue era il, primo, era il primo regista della tua generazione o comunque di un, era il primo sì. regista della contemporaneità mentre tu sì. lavoravi che creava sì. questi effetti su di te? Esattamente, sì, della contemporaneità, esatto, era il primo. E quindi questo mi piaceva tantissimo. Infatti quando vidi il cervo sacro, eh, io, io eh, lo vidi con Roberto e eh, Io penso che non parlai, ne parlai per tre giorni di seguito. Quindi a questo punto basta parlare di questo cervo sacro, cioè non esiste solo questo. E, e però non me lo toglievo dalla mente, e d'altra parte avevo tutto questo rimescolio dentro che, che mi faceva riflettere. Scrissi un pezzo di getto di notte dopo averlo visto. E, e quindi poi partì da quel momento lì, credo, l'idea di scrivere. Però anche Roberto, dica la sua, perché veniamo comunque da esperienze diverse. Sì, ciao. Eh. Eh, ma per quanto mi riguarda è partito tutto con Il Sacrificio del Cervo Sacro, che vidi appunto con Benedetta e che mi lasciò un po' freddo, diversamente come lo, lo visse lei. Ci vedevo delle forzature. Eh, allora poi, come mi succede tante volte, certi film mi entrano in testa come un'ossessione e vado a inseguire quello che c'è stato prima, quello che ci potrà essere dopo, e allora l'antimo all si è diventato uno dei miei oggetti di, di attenzione per, per scavare dentro, e poi in fondo capire quell'empatia scostante che c'è anche nel cervo sacro, che cosa, cosa, cosa significava, che cosa c'era dietro. Per cui un viaggio in un, in un altro regista del disorientamento, fondamentalmente. Per cui è anche bene, secondo me, che non mi sia piaciuto così intensamente subito, altrimenti mi, mi avrebbe lasciato un pochino indifferente, cosa che comunque non è, non è capitata. E ho scoperto un, un regista che mantiene la sua cifra anche eh, nei film cosiddetti americani o comunque nelle grandi eh, coproduzioni. Poi in quel periodo il sacrificio del cervo sacro esce, ma non è che riceve il plebiscito della, della critica, insomma, no anzi cioè, mi, mi sconvolgevano alcune recensioni dove mi sembravano forzate perlomeno come quelle positive. Allora ripeto, con, con un oggetto interessante di studio, poi naturalmente apparsa la passione, passa la passione. O oh, ascoltando la, la tua. Eh, il tuo viaggio nel mondo di Nantimos anche l'aver citato queste splendide interpreti queste splendide attrici ma splendide proprio perché sono brave oltre ad essere molto belle in alcuni casi eh, mi, ha, mi ha assolutamente attratto anche quel, quel fatto cioè che esisteva esiste un mondo eh, che fa cinema è un cinema straniante fatto davvero con pochi mezzi, eppure capace di risollevare addirittura le sorti di una cinematografia, o comunque di far cambiare addirittura le leggi, come è successo nel caso del, del nuovo cinema greco. Per cui un incontro, eh, come dire, un po' casuale, ma esiste il caso in questi casi, non lo so. Comunque eh, sono contento di averlo portato fino in fondo e che sia nato poi quest'idea di un libro insieme, che anche quello è stato poi una, un motivo di confronto, di collaborazione. Ci siamo divisi i film, ma in realtà proprio non era così semplice dividersi eh, i film perché in qualche modo sono tutti interessanti. Eh, e poi quindi è stata quasi una scelta facile alla fine perché eh, alcuni film forse c'erano più vicini, più chiari, alcuni erano proprio nelle corde. Poi eh, Benedetto conosceva più il cinema di L'Antimos rispetto a me. Eh, io l'ho scoperto. Eh, con il Cervo Sacco, quindi poi ho visto tutto, corti, lunghi, eh. devo dire che eh, oggi guardandomi alle spalle sono contento anche di, e molto di questo libro che è uscito nel dicembre 2019, poi eh, abbiamo iniziato a fare varie presentazioni dal vivo e con il lockdown eh, tutto si è fermato eppure la vita di questo, di questo libro, scusami il lapsus, con continua no? in qualche modo, continua eh, anche perché l'Antimos è un oggetto di attenzione sempre più forte. Eh, è un, un oggetto che si sottrae un po' come tanti argomenti nel suo cinema, no? però ritorna, ritorna molto forte la nostra attenzione, e, non, e non, ed è, è la sensazione è che siamo solamente all'inizio di un percorso. La sensazione con lui è molto forte. Non solo perché è un ragazzino, non solo perché il 27 maggio fa 48 anni, ma perché è una macchina da guerra. Perché l'impressione è che non si voglia fermare. Quello che mi affascina è la capacità di girare un film dopo l'altro, che lo distanzia nettamente da un regista che poi eh, è simile a lui in alcune cose. Voi siete fantastici nel descriverlo che è Stanley Kubrick, che viveva il travaglio tra un film e l'altro della scelta. Che poi lo portava a non lavorare per anni e anni. L'Antimos, da questo punto di vista, mi sembra un incrocio pazzesco di tanti registi. Dopo vi faccio, dopo vi, 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 vi voglio un po' provocare, mi sembra arrogante. Forse vi voglio scandalizzare con questo elenco di registi dove vi dico che, secondo me, un po' come Francis Bacon, che lui cita a volte nei manifesti, tanti pezzi di loro compongono l'Antimos. Secondo me, ma vi voglio chiedere, visto che non sono arrivato alla favorita perché so il logo Roico e sbaglio, ne vogliamo parlare un po' insieme? Io, io, alla terza visione, ho maturato una mia idea. Eh, voi siete fantastici nella descrizione del film. Stiamo parlando di un film che è molto amato, quindi saremo velocissimi nella trama. Siamo in Inghilterra, è l'inizio del Settecento, ed è un film di corte e di rivalità. Siamo vicini a una regina eh, e siamo vicini a due personaggi che si contenderanno: diciamo, i favori della regina, favori politici e anche sessuali, ma sessuali per arrivare alla politica, ovviamente, favori anche esistenziali, di ambizione, di crescita. E, e queste due persone sono, sono Abigail e Sara: eh, Sara è Rachel Weisz, Abigail è Emma Stone, la regina è Olivia Coleman. Ok, benissimo, poi ci sono anche i maschi, c'è una corte, ci sono altri personaggi, ma questa è l'essenza. Eh, mi dite, amici miei, che cos'è la favorita per voi di Lanti, dentro la sua filmografia? Allora, no. la favorita? No, vai, vai, se vuoi partire, parti pure, eh? Vai, Roberto, Roberto, prima Roberto. Vai, Roberto, va bene. No, eh, allora, in realtà, la favorita... Eh, è sicuramente un viaggio nel tempo ma è un viaggio nell'impossibilità di parlare schematicamente di lotta di classe tra le tante cose è un film eh, che, che segna la storia un po' come dando una firma contemporanea no? con questi grandangoli con queste inquadrature deformanti eh, che danno espressione sia del disorientamento che a cui l'antimo si è abituati nel corso del tempo ma ci danno proprio l'idea di un autore contemporaneo che firma eh, questa rappresentazione storica come qualcosa che non può che essere anche un po' antistorico nonostante l'Antimos abbia detto più volte che insomma lui ha cercato di essere il più fedele possibile ai fatti in realtà poi lo interessano le relazioni ancora una volta il clima di solitudine che si crea con questo personaggio della, della regina che, che sembra essere insomma più eh, insomma, più, più, più su, su un po' in piedi, più da sola rispetto ad altri personaggi che conosciamo in L'Antimos, in realtà no. In realtà la vicenda è un'altra triangolazione, eh, se vogliamo dire, sadomasochistica, calata sul finire del Settecento, eh, che ci, ci contiene un po' tutto il suo cinema. Perché, secondo me, nei casi di L'Antimos o di altri autori importanti che hanno una loro densità, un loro spessore, prendi un loro film. Non necessariamente uno qualsiasi, ma almeno uno dei più significativi e ci trovi contenuto tutto il resto. Qui succede benissimo. Eh, succede magari in un affresco che stilisticamente può sembrare, insomma, eh, con, non, senza i tempi morti del cinema greco, eh, senza quelle afasie, senza quelle. Eh, distorsioni in realtà ci sono tutte ci sono tutte rimodellate in un, in un, insomma, in un, in un grande viaggio sulle, anche sulle ferite che rimangono nascoste, non solo manifestate, che è uno dei discorsi poi di, di Lantimo, La percezione che le ferite rimangono anche sottratte al vedere comune, ritorna anche nella favorita. Non so cosa ne pensi, Benedetta. No, io mi trovo d'accordo su tutto questo, penso che appunto eh, le tematiche quelle che abbiamo visto no? un po' da regolamento ci sono da Chino Donta, si sviluppino. Ecco. Forse ci sono aspetti che sono più, um, come posso dire, più camuffati. No? È un film eh, più barocco, è un film più ambizioso. Eh, infatti, se ci pensate, eh, anche, anche qui eh, è stato un film molto amato sin da Venezia. Ma c'è stato subito chi ha detto: Ah, meraviglioso perché l'antimos deve utilizzare tutti questi vezzi, cosa serve. Eh, però. In fondo è fedele a se stesso, matura in questo percorso, eh, arriva definitivamente a Hollywood, sappiamo poi per parter di nomination che ha ottenuto, sappiamo eh, l'Oscar a Olivia Coleman, ehm, però arriva ad Hollywood, arriva qui veramente con un'attrice che è l'attrice del momento, Emma Stone. Quindi pensiamo anche a questo. Eh, tu parlavi prima, sceglie bene gli attori, lavora con Colin Farrell e io mi permetto di dire... Il mio eh, modestissimo parere è uno dei pochi registi che riesce a usare bene Colin Farrell. A me Colin Farrell non fa oh, impazzire, no. non fa impazzire e invece con l'Antimus mi piace da morire. Poi se lo tolgo da quel contesto lì, forse lo meno. Sceglie però un'attrice come Emma Stone che è sulla cresta dell'onda, un'attrice con cui continuo a lavorare, perché eh, ci sono dei progetti eh, che vedono Emma Stone coinvolta. Eh, racconta una storia che per la prima volta non è totalmente di finzione, perché si basa su un carteggio, eh, sul carteggio settecentesco della regina Anna e di Lady Sarah eh, Churchill. Churchill. Eh, quindi, c'è cioè, una sceneggiatura che è in elaborazione eh, dal 98, eh, che deve essere affidata a vari registi, mh, che arriva nelle mani poi di sceneggiatori che, per, ecco, per la prima volta non c'è più Filippo, ci sono due inglesi, eh, c'è eh, Tony McNamara con cui lavorerà adesso nuovamente, quindi nuovo sceneggiat uno sceneggiatore che tornerà. In l'Antimos. Eh, la storia, appunto, dicevamo un film che gioca nuovamente con le dinamiche di potere, le dinamiche pot di potere che sono totalmente in mano alle donne. Quindi qui mi riallaccio a quello che dicevi tu: no? È finita l'era dei film di l'antimos con gli uomini. È finito dettano, il maschio. È finito è il finito. maschio, il maschio eh, ma siamo sono... parati eh, L'Antimos è molto. però l'Antimos, da questo punto di vista, io lo adoro per la sua scaltrezza, per il suo cinismo. L'Antimos sta andando in una chiave editoriale che sta prendendo il predominio all'interno del mondo anglosassone, il discorso sulla donna. L'Antimos lo sta sposando totalmente, questo mi affascina. È molto scaltro, eh, sceglie gli attori anche del momento perché. Emma Stone, ma soprattutto Olivia Colman, e si rifà anche a The Crown. Cioè, ah, è un, so. è, trovare un surrealista così realista <ride> <ride> so. lo, trovo, lo trovo veramente affascinante. E, 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 ed e vuole vincere, è vuole uscire, vuole esporsi, vuole avere più pubblico. Io lo sto dicendo tutto in chiave positiva, eh. Non sono sì, certo, sì, sì, no, però... io lo, 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 amo il dolore della trasformazione, amo il dolore del, del passaggio. che, che sem... Io sono convinto che lui eh, stia anche sperimentando. Poi, ragazzi, ci ritroveremo tra 40 anni e, e, fa... e magari proveremo eh, a tirare le somme. No? Anche se è sgradevole farlo, diciamo, to... continueremo a parlare di lui come stiamo facendo amabilmente adesso. però eh, la donna adesso è donna, no? donna, donna, donna e è donna, però, donna donna donna, donna, donna <ride> mentre invece c'erano questi, questi maschi no, dalle regole ferre che, che gestivano eh, le, eh, abbastanza diciamo la, la situazione io penso che siamo fin sull'elite sulla fine dell'elite mm -hmm. che ci mm -hmm. sta un po' angosciando anche nei, in certi discorsi che stiamo facendo no? c'è l'elite per me l'elite è Sarah Churchill e suo marito è un'elite sì, certo. un dove c'è una grande sintonia politica, militare, sessuale. C'è una grande sintonia. Io sono convinto. Stiamo parlando, eh, che, che lui sappia tutto di quello che lei fa con la regina. Sì. Sono convinto e sono convinto che loro siano l'elite che tiene in mano l'Inghilterra. Il film è lancinante, secondo me, sulla fine dell'elite, perché Abigail è un idiota ed è completamente schiava dei suoi traumi e porterà alla fine dell'elite all'interno della corte. Io al te alla terza visione, ragazzi, <ride> sono, sono andato in fissa con questa idea e adoro come i Malboro vadano via, la sintonia che c'è tra Marghetis e Rachel Weiss proprio nel, in tutti i loro gesti, i movimenti. Caro, dobbiamo andare, ok, andiamo. Uh, mi, suppongo che andremo in esilio per qualche anno, cioè. Eh, arri sono arrivati gli idioti. E gli idioti sono eh, gli idioti sono gli idioti dei traumi: i traumi della povera Anna, gli aborti, e i traumi della povera Abigail. Questa caduta in disgrazia da ragazzina che l'ha portata voi a volere. Non lo so, io sono andato fuori di testa per questo discorso dell'elite, cioè, come se, non lo so, forse mi sono fatto influenzare da questa voglia di elite che ho nel mondo che mi sembra che non ci sia, no, che qualcuno che. Che non stia più sia uscito dal suo posto, io l'ho vissuto molto così, il film, sì, no, questo sicuramente, cioè il discorso sull'uscita dei Malboro è molto giusta. Però anche Abigail, che in realtà, poi sembrerebbe essere il personaggio che rimane, e quindi, in realtà, potrebbe essere in un, fino a un certo punto, considerata la vittoria dello, degli stupidi, diciamo così, no? Eh, però poi, attenzione, Abigail stessa viene schiacciata dalle sue azioni. Abigail stessa, in quella potentissima scena finale in cui Olivia Colman poggia la mano sulla te la sua testa e gli volta il capo mentre lei è tornata a, a essere sottomessa a farle un massaggio, è il segno della sconfitta comunque anche di Abigail. Per queste due donne, per me, che le due sono insieme. Alla fine sono insieme è una sconfitta della. De, alla fine, però è una sconfitta della corona. alla fine certo. è, la corona va, viene gestita dagli idioti, cioè la corona diventa idiota. Invece, con la Sara Churchill la corona è in mano a persone che sanno combattere il marito, che, che sono forti, che sono unite perché sono un'elite. Conscia del loro, del loro ruolo, del, del proprio ruolo, fai l'amore con me. Prima di andare, fai l'amore con me, stai con me stanotte, scopa con me stanotte prima di, della battaglia. No, no, amore, devo stare con i miei uomini. Mm -hmm. Cioè, questa, mm -hmm. questo senso dello stato molto importante. Non lo so, saranno i miei traumi da italiano, in no. <ride> però, però, alla fine mm -hmm. i vincitori sono i coniglietti, dai, diciamola così che sembrano appunto questa proliferazione della, del, del, de, de, alla fine del, del desiderio, no, del desiderio esatto. più raptus, uh, questa sorta di sostituzione di figli, a esatto. proposito di sostituzioni, di sostituzione. no? Eh, esatto. Di kinodontas, di per non dire doc tutto, così omaggiamo Benedetta. Sentite, <ride> ragazzi. ragazzi, ma secondo voi, cioè io sono molto affascinato da lui, mh, ma secondo voi lui... Uh, continuerà questa sua quasi incessante uh, anche uscita da, da, dal cliché del regista Star surrealista che sta prendendo con la favorita. E non lo dico, ripeto sempre mai in chiave negativa perché mi sembra che lui voglia sopravvivere, voglia fare tanti film. Io sì. ho questa impressione. S sia forte proprio, no? Cioè mi dà questa idea di. Voi che cosa pensate che lui eh, farà a partire dal prossimo film eh, scritto ancora da Tony McNamara? Che sembra un film ancora quello, molto donna, donna, donna. Eh? Esatto, cioè, sì. Cioè... sì. E guarda, vabbè, dico io, poi lascio la parola a Roberto. Credo, vabbè, teniamo conto che però dalla, dalla favorita a oggi sono usciti almeno 5-6 progetti poi accantonati. Quindi in realtà sarebbe interessante andare a, 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 ad affrontare e a provare ad analizzare ognuno di quei progetti, no? totalmente eterogenei, totalmente differenti, cioè spazia, sp che spaziano da un genere all'altro, dal western al film gotico al film di nuovo horror, a poi forse ecco, quindi è interessante. Adesso il progetto... Sembra essere pronto per andare in porto e sembra possa iniziare le riprese possa iniziare a settembre. È questo pool thing: che eh, racconta eh, la, la storia appunto di questa donna che, per sfuggire alle violenze del marito, finisce in un fiume, muore annegata, viene salvata da uno eh, da un chirurgo, scienziato, chiamiamolo come vuole, che le ridà la vita e le, ehm, le trapianterà però il cervello del figlio che lei portava in grembo. Ok, quindi qui abbiamo cosa abbiamo? Cioè, abbiamo un personaggio femminile che, è una, eh, che, viene, che, che fugge da un abuso, quindi tema caldissimo, eh, che eh, ha una nuova vita. Quindi torniamo a quell'idea in qualche modo di una nuova sostituzione, no? perché se le viene inserito il cervello di un bambino che sta portando in grembo, probabilmente pensa con la mente di qualcun altro. E sicuramente sono tutte delle mie congetture. Quindi, poi potrò sbagliarmi e quando rivedremo questa cosa diremo: Ma Pallavino, cosa hai detto? Potevi stare zitta, <ride> però io ci provo, <ride> io ci provo. Ma eh, lo devi nuovo. fare, è il nostro ruolo, è il nostro il ruolo. Nostro è ruolo. Eh, e quindi, di nuovo, un personaggio femminile totalizzante che avrà l'aiuto, forse l'appoggio di un personaggio maschile che gli dà vita in qualche modo che le dà nuova vita, ma che poi agirà autonomamente. Quindi di nuovo un film con una donna che immagino possa essere una donna forte. E poi però una cosa mi viene in mente, i personaggi femminili anche nei film con al centro il maschio, attenzione, sono donne magari fragili, magari disturbate, ma che lo scatto per, per provare, per tentare a diventare... Di diventare donne forti ce l'hanno, cioè la figlia maggiore di Dogtos, e eh, mi sono adeguata io a te questa volta, eh, l'infermiera di Alps, ha quello scatto. Certo, poi non finisce come, come dovrebbe andare perché, perché non, non è ammesso lieto fine. Eh, però sono dei personaggi che a un certo punto, però, dalla loro apatia vengono stimolati e qualcosa succede. Eh, quindi, secondo me, questo è interessante, che anche quando la donna era in secondo piano, perché era un film sul maschio, che è sempre un vinto, perché il padre di Chino Dontas è un vinto, eh, Monte Bianco è un vinto, ehm, David è un vinto e anche Steven, un inetto addirittura Steven, perché non sa scegliere, è un uomo senza qualità. Beh, allora forse il personaggio femminile ogni tanto ha qualche sprazzo di eh, positività, chiamiamolo così, che poi viene subito eh, fermata, bloccata e soppressa dal regista, però... Secondo me i personaggi femminili in realtà tenta l'utenta di farli uscire. Ok, adesso mi taccio e lascio parlare di Lasagna. No, ma in realtà eh, non so assolutamente cosa aspettarmi da un nuovo film di Lantimos. Eh, mi piacerebbe, ma questa è così, è eh, del tutto un, una sensazione... Poter ritrovare quel senso di spaesamento che hanno i personaggi del Sacrificio del Cervo Sacro quando entra in scena Martin, per cui trovare ancora un cinema appunto disturbante calato eh, in un realismo molto particolare. Tu eh, dicevi, Francesco, un surrealista realista, ebbene, assolutamente sì, la maggior ragione del Sacrificio del Cervo Sacro che eh, proprio prende quella direzione ancora più rispetto alla chiave allegorica di Lobster, ad esempio, perché è proprio un film che ti cala al fantastico nella realtà quotidiana. Allora, sentendo parlare Benedetta, io intravedo, insomma, con una sorta di folle luccicanza, poi saremo a vedere quando uscirà, insomma, ci, ci giocheremo i dati di tutto. In Insomma, mi piace pensare che l'Antimos conserverà un po' quell'aspetto magico dentro la dimensione realistica rafforzata, perché poi parlare di medici, no? perché si sta parlando di una persona con un cervello trapiantato, quindi il ritorno di un medico. Tu parlavi di crisi dell'elite, elite storiche, certamente, in una certa misura anche l'elite dei medici è messa in discussione da da Lantimos in un suo film e l'elite industriale per così dire, cioè quel mondo eh, medio-borghese o alto-borghese è uno dei suoi oggetti di, insomma uno degli oggetti dei suoi strali, per cui mi immagino che insomma se non cambi rotta completamente anche in un film horror o western potranno entrare quei temi e poi eh, il discorso che accennavamo prima sulla lotta di classe, abbiamo visto che non si parla più di lotta di classe nel confronto tra alto e basso tra classi sociali, ma si parla di un'orizzontalità orizzontali, un in, in, in perpetuo conflitto che è qualcosa che sembra riguardare vabbè, la favorita naturalmente fine Settecento, ma anche l'oggi, no? per come lo percepiamo, quell'antagonismo, eh, forse anche perché noi della realtà riusciamo a vedere il nostro livello, quindi il livello più orizzontale. Il mondo nascosto, cosa c'è alle spalle, possiamo solo immaginarlo. Quindi, io mi auguro sia comunque anche un film distopico, perché eh, in fondo, tutti i film di Lantimos più o meno, sono anche dei contesti distopici, anche dei film di fantascienza, anche quando non lo sono, eh, verrebbe a dire, lo sono nonostante tutto, no? lo sono perché davvero, fanno, fanno paura, fanno sgomento anche quando fanno ridere. Ok, ridere con sgomento, eh, sì, eh, lavorare dentro il genere, eh, fare, essere molto rapido, essere, capire che lo spettatore eh, può amare eh, un certo tipo di discorso dentro qualsiasi tipo di genere cinematografico, in questo è molto moderno, come, come Kantemir Balagov che dice che vuole andare a fare il pilota di una serie tratta da un videogame. Ci piacciono questi cineasti che mi sembra che abbiano capito perfettamente ehm, come il gioco sia diventato, come le regole del gioco si siano, siano cambiate, eh, perché è cambiato lo spettatore, e eh, soprattutto lo spettatore giovane mi viene da dire. e Quindi eh, lo trovo molto lesto, lo trovo molto destro. Di una destrezza estrema, l'Antimos e questo è Villeneuve eh, che, che Roberto fa, fa tenerezza, no? Ricordare che combatteva con lui: combatteva tra virgolette eh. Lagone, Oscar, miglior film straniero con la donna che canta prima che diventasse anche lui Dune, prima che diventasse anche lui Blade Runner, Sequel, Arrival, no? Cioè, ma ancora di più, Prisoner, cioè film smaccatamente di genere fa tenerezza rivederli, lo, ricordarli no? in, in Agone, quindi in cinquina per miglior film straniero eh, ai tempi di, appunto di, di, di Kino Dontas e La donna che canta. Però appunto sono... E allora io, allora io vi provoco perché vi dico, mi sembra che in lui ci sia René Clerc, Louis Buñuel, Steven Soderbergh, Stanley Kubrick, Steven Frears, David Lynch. Tutti. E lui ti direbbe, non lo so, perché, per, perché tu prima <ride> Vabbè, raccontavi di te. Lui, no. No. amici, io a lui non le direi mai queste cose, le dico a voi perché voi no, mi volete no. bene e stiamo ma un no, po' così, siamo mai. un po' pazzi e sono le 11.10. A lui va bene che sono senza vergogna, ma a lui una, una cosa del genere non la direi mai, mi prenderebbe a testate. A voi vi dico che in lui vedo, non lo so, mi sono venuti in mente questi. Soprattutto quelli, soprattutto gli eclettici inarrestabili, i Friersi, Soderbergh, sì. non lo so. Boh. No, no, può essere. Io ti dico che cosa direbbe lui, a parte questo non so. Ehm, c'è un video molto bello, che spero non so se c'è ancora, se esiste ancora, su YouTube un tempo c'era. Eh, in cui eh, ci sono in una videoteca, l'Antimo si è bad. Che sì, guardano c è, c è. Okay, e parlano di vari film, eh, di vari registi che amano particolarmente, soprattutto lui, lei li guarda e non capisci bene se lei li abbia visti o non li abbia visti questi film. Eh, lui invece poi ne parla e quindi vengono fuori dei nomi, come ad esempio Bressono Melville. Ecco, ad esempio, io un po' di Melville, con, quelli, con, quel, con quella desolazione lì, quel silenzio, quei tempi, quei tempi dilatati nei greci ce lo ritrovo ad esempio poi meno magari però qualcosa io ce lo ritrovo ad esempio poi su Buñuel sono totalmente d'accordo con te, anzi quando tu parlavi di cosa c'è nelle buste di uh, Alps, a me è venuta in mente hai presente il fantasma della libertà nel piccolo episodio di Monica Vitti le, fode, che no. le, sono le fo foto le foto, le esatto, foto esatto. A me posso cercare le foto esatto magari c'erano le, le foto foto anche per loro no <ride> quindi eh, e non lo so gli altri ci sto pensando onestamente eh, lynch potrebbe mm, Soderbergh io non amo Soderbergh quindi purtroppo lo amo a tratti e eh, quindi non lo so mi astengo dal dirlo eh, non lo so roberto sì friars in effetti friars, ce sì. lo vedo per le sue trasformazioni anche essere calato nella realtà urbana e poi invece farti anche degli affreschi storici, no? quindi il esatto. teccletismo. Eh, beh, David Lynch anche per queste enigmatiche raffigurazioni, insomma, e anche per cambiare, cambiare proprio registro, cosa che l'Antimos cerca di fare. Bresson lo abbiamo anche un po' cercato, perché quando lui lo, lo dice nelle interviste, di ispirarsi, a avere... Tra i modelli Bresson va bene, no? comunque ci sta la riflessione anche morale, l'essenzialità della rappresentazione, la, la scarnificazione molto della, uh, dei rapporti, delle relazioni, eh, i, i, i dialoghi tante volte molto essenziali. Questo sì, però, insomma, stiamo parlando di mondi completamente lontani e diversi che trovano delle convergenze perché è anche un gioco. E Kubrick vabbè, è anche citato, omaggiato da. Dall'Antimo, ci sono delle, delle inquadrature che in qualche modo ti, ve, ti, ti, ti evocano proprio il riferimento, specie al sacrificio del cervo sacco, o, o l'obster, che è un po' eh, appunto diviso in due, come alcuni film di Kubrick, no? questa rappresentazione capovolta. Poi cinema del disorientamento, quindi Kubrick ci sta proprio alla grande come affinità. Eh, Buñuel sicuramente anche perché proprio nel cervo sacri, in lobster, soprattutto in lobster, insomma, c'è il discorso appunto della, della spa che sembra avere una casa quasi pasoliniana alla salò. Insomma, abbiamo accennato nel, nel libro, naturalmente. Poi sono, sono anche delle interpretazioni che, che, che l'Antimo eh, in qualche modo richiama, ma che si è sempre un po'. Eh, esitante nel, nel, nell'esprimere, però insomma, eh, se dovessimo fermarsi a, a, a ciò che l'Antimos autorizza, eh, si scriverebbe magari molto meno, e eh, invece, insomma, è un cinema che invita a essere esplorato. Pensiamo che, ad esempio, i molti riferimenti filosofici a, del, del sacrificio del cervo sacro. Ehm, quando si parla con l'antimus lui esula, insomma, lui glissa quasi completamente non dico che dice, che, che dice non ci avevo pensato ma quasi insomma. ecco ultima domanda, io vi terrei ore e ore ma mi sta appassionando eh, pensi che lo faccia Roberto, Benedetta quando, come volete anche questa, anche questa riluttanza ad approfondire eh, pensi che lo faccia perché appartiene alla grande tradizione dei registi, registi e che lasciano allo sceneggiatore il ruolo del filosofo e allo sceneggiatore il ruolo della, del pensiero, del logos, della loro arte, come faceva un po', no? Ci ricordiamo tutti perché ci siamo cresciuti con Scorsese che dice: Io leggevo la cronaca nera e Schrader leggeva. E eh, Schrader eh, che leggeva, non mi ricordo più, leggeva Dostoevsky insomma, o oh, forse, forse. Alt, Dostoevsky eh, su Taxi Driver, ovviamente. Quindi pensate che Filippo, vi vorrei chiedere, eh, avendo fatto ricerche e nella vostra ricerca l'antimosiana e, filu e filuppiana che, che ruolo ha Eftimis Filippo? È lui logos, mentre Iorgos è più. Sganciato e esterno? Guarda, se, se vuoi Azzardo, una, una risposta così allora, quando Frederick Raphael scene già Eyes suoi chat e, e, e c'è anche un libro che raccoglie un, le memorie di, questo, di questa collaborazione. Ce ne già sui chat quindi l'ultimo film di Stanley Kubrick. Una, un, un tema ricorrente era che Kubrick. Non è che non sapesse cosa voleva rappresentare, però sapeva molto bene cosa non voleva in un suo film. Eh, non so, forse per un riflesso condizionato, per, per le, le visioni kubrichiane. Con l'Antimos ho pensato tante volte a una, una cosa del genere. Per cui lo sceneggiatore, sì, sicuramente è importante. È in parte il logos, di sicuro, l'ordine, insomma, la, la voce, il contenuto, se vogliamo. Però si esprime. Insomma, se il regista fa passare, accetta, seleziona quello che, quello che eh, la scrittura eh, crea. Insomma, per cui diciamo le due, le due cose insieme sicuramente, ma, ma c'è una parte sicuramente di, di vero, secondo me, cioè del fatto che Filippo eh, ha un ruolo importante, e, però staremo poi a vedere nel corso dei film futuri. Eh, cosa succederà, no? Poi scopriremo che c'è anche un altro l'antimos. Voi pensate che Filippo potrebbe, come nei casi di Arriaga con Ignarritu, potrebbe esordire la regia? Ma è possibile. Secondo me potrebbe anche essere. Eh, però un'altra cosa interessante è che secondo me Filippo eh, molto spesso è, è, è buona parte del Logos perché Filippo eh, non lavora solamente con l'antimos. Pensate, non so se, se Francesco tu l'hai visto, eh, Miserere in Italia si chiama Miserere di eh, Mac Ribis, che è sceneggiato da Filippo. E in Italia è uscito penso in pochissime, pochissime 0,5 sì, esatto. Eh, ehm, e quella poca promozione che veniva fatta a questo film era dallo sceneggiatore di Anno. Cioè Allora, chi andava andava perché per scritta questa. Ecco, e secondo me eh, questo film eh, di McReevis più degli altri, di Elle che è quello precedente, e di Birds, o Bird, che, che è su Mubi, eh, che è un'opera un totalmente diversa, cioè anche lì è, 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 non c'è una sceneggiatura, eh, non c'è di dialogo in quel film, ma è molto interessante, invece. Um, ecco, su Miserere Pitti. Uh, e invece ecco la struttura gran parte di quei film è dato proprio da Filippo, è dato proprio dal Logos, quindi Macridis non è l'antimos, chiaramente mm. cioè siamo a un livello mi spiace dirlo un, pochino, un pochettino più basso magari invece tra qualche anno scopriremo che Macridis diventerà un grandissimo artista e l'antimos se, se lo saremo dimenticati uh, però ecco quello che volevo dire è che molto spesso questa è la dimostrazione di quanto invece li possa essere Logos eh, e quindi mh, sono concorda con Roberto eh, però direi un 60 e 40 o 50 e 50 sì però mi sbilancerei anche un pochino di più eh, non, a caso, non a caso se mettiamo a confronto le sceneggiature di Filippo e la sceneggiatura della favorita eh, si nota che c'è una, una forte differenza io poi sarò e qui lo dico e molto spesso ho creato dibattito dicendo io io finché amo meno di Antimos, anche se mi piace molto, però è la favorita. Eh? Perché per me c'è stata un'evoluzione, ma io sono più affezionata al cinema precedente. Quindi eh, io questa cosa l'ho sentita e quindi un, questa domanda me la sono effettivamente posta. Ok. Signori, io vi voglio bene, vi farei andare a letto anche perché siete stati così pazzi da collegarvi. Eh, abbiamo, ho molto trascurato i nostri amici, perché ci siamo fatti trascinare un po' da Lantimos in, eh, in luoghi. Abbiamo Renata che ha scritto tantissimo. Eh, Renata, peraltro, Roberto, sostiene di aver visto eh, My Best Friend. My best friend. Quindi dobbiamo tutti attaccare Renata, eccola esatto. qua Renata. <ride> eh, va bene, che qua sta parlando della scena di sesso tra fare le Kidman, suppongo nel Grazie. sacrificio del servo sì. sacro, l'anestesia. Eh, ho imparato ad amare l'Antimos da lobster. Renata, noi, tu ci devi portare la prova che hai visto, ma è <ride> eh, Renata, 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 ancora qui che parla ancora di lobster. E tre, tre personaggi femminili scritti in maniera eccezionale. E poi la Colman è maestosa, qui Renata appunto sulla favorita. Yeah. Le diamo merito all'Antimos di aver fatto conoscere al mondo un'attrice come Olivia Colman. Chissà se non avesse yeah. fatto la favorita, magari non diventava la regina Elisabetta. Chissà. Eh, concordo, ho scoperto la Coleman grazie alla favorita McClovin su VES88 ringraziamo Francesca73 McClovin nel futuro di Lantimos vedo un progetto televisivo folle alla Too Old to Die, uh, Too Old Die Young ah. Nicola sbini okay. lo potrebbe fare tranquillamente, di certo in futuro Lantimos non tradirà mai la sua poetica qualsiasi storia vorrà raccontare Renata ci crede Steven Frears, sì, sì, <ride> eh, eh, per me, infatti, il suo miglior film è The Lobster. È Renata ancora, signori. Io aggiungevo anche René Clair perché io sono convinto che, ah, che io sono convinto che sia un gioviale, ma queste sono mie perversioni, mie fantasie. Io sono convinto che lui sia un buon tempone. Ve lo posso dire? Sono convinto, non lo so perché. Ma ci credo fermamente. Quindi, so, io so, lui ci potrebbe regalare tra qualche anno un grande film di questi di Claire: di grande distensione di rilassatezza. Non lo so, ho sposato una strega. Non lo so, io lo so. E, e Claire era andata vista. Quindi certo. un, comunque partecipava al movimento dada, E quindi non lo so. Io però, siamo tutti molto. Mi pare appassionati a questo ragazzone greco. <ride> che nel momento tu, Roberto, Scusate, l'ultima domanda se quando mi ricapita di avervi sotto mano, Roberto Benedetta. Ma voi sapete, per esempio, che cosa lui ha provato se ha mai parlato di questa cosa eccezionale effettivamente che è capitata, cioè di un suo successo personale in relazione nello stesso anno alla dramma vissuto dal suo paese cioè il fatidico 2009 in cui a maggio Iorgos comincia a toccare il cielo di Cannes con un dito e nell'autunno arriva Papa Andreu che dice questa cosa sconvolgente che ricordiamo ancora tutti cioè sapete che abbiamo truccato i conti eh, de, dell'Unione Europea all'Unione Europea per anni e anni, anni e anni e, e abbiamo un debito pubblico devastante. Voi che sappiate, lui, ehm, questo suo. perché poi lui da quel momento è esploso e gli nostri amici greci, come sappiamo, hanno vissuto anni devastanti. Eh, si è mai espresso su questo? Pensate che c'è qualche prova di una, di una sua reazione, di una sua espressione, di questo suo successo personale che da quel momento non si è più fermato? E la, la vita è difficilissima del suo paese. Eh, no, qua, allora, qualche dichiarazione beh, non diretta, cioè non, non, non conferenza stampa su questo argomento, però nell'intervista è qualche riferimento alla situazione economica trasparente del suo paese, eh, laddove si, gli si chiede insistentemente come, come siete riusciti un manipolo di registi con budget pressoché inesistenti a far cambiare le leggi e. Eh, eh, la, la risposta è sempre stata un po' che, grazie ai festival no? internazionali, grazie all'accoglienza all dei suoi film fuori dal paese, si è creata una maggiore visibilità. Che poi è coinciso con, con il periodo storico che loro ci rappresentano. No? Loro ci rappresentano le macerie, magari eh, tagliando dalla testa il discorso politico, ma ci rappresentano tutto quello che succede intorno. Eh, per cui, insomma. Una sorta di anche eh, elegante orgoglio manifestato in, queste, in questi premi, in, questi, in queste vittorie ai festival, nella consapevolezza che però nel paese non andava, non andava così bene. Insomma. Quindi, insomma, eh, l'Antimo sicuramente di positivo ha raccolto questa luce che veniva offerta al suo paese. che, poteva anche un po' contrastare un'idea di Grecia immobile, insomma, solo negativa, no, cioè è un laboratorio mentale, insomma, un inconscio europeo che esiste, c'è, cioè, insomma, che vive un, un periodo storico davvero difficile, ecco, insomma, per cui, eh, insomma, sott'acciuto orgoglio nelle, nelle dichiarazioni qualche volta forse, forse trapela, insomma, a modo suo. Sono d'accordo, poi anche secondo me così, La sensazione a pelle che sia un bonaccione, Magari ci arriva una mail da parte di qualche casa di produzione di <ride> Nel senso, trapella questo aspetto insomma, di persona che ascolta, che, che ama eh, insomma, circondarsi di, di suoi collaboratori che li segue. Insomma, poi stiamo eh, parlando di un regista importante, ma in fondo è un, un insomma è un, un itinerario morale il suo no? quando parliamo dei registi che citi come anche René Clair, sono tutti grandi registi ma che hanno una loro um umanità profonda che, che finiscono in un cinema magari un po' scostante no? magari un po' gelido ma che dentro ha un, un cuore o comunque un'umanità sì, sì, hai ragione, esatto, hai perfettamente ragione e infatti sì eh, però vabbè, insomma, nel, il mio elenco lascia il tempo che trova. Era un gioco oh, wow. per, per dire che l'Antimos veramente è tante cose e, e soprattutto gli Orgos. L'Antimos, e questo penso ci appassionerà ancora per tanto tempo. Amici miei, eh, vi ringrazio, siete stati meravigliosi. Mi scuso per avervi fatto tar fare tardi, sono contento Grazie. che sia stata acquistata una copia no, del vostro libro. Eh. Ma di che libro stiamo parlando? Anestesia di solitudini, Mimesis 2019, il cinema di Giorgos Lantimos, Roberto Lasagna. Ciao come del... vedere, aspetta, eccolo! Ma dai, come le trasmissioni serie, magnifico, hai visto? Mirko ti, enfa... Mirko ti enfatizza. Grazie Bello, Mirko, okay. Mirko, grazie <ride> Mirko anche per essere per... Mirko. Mirko, ragazzi, prima che facessimo queste cose, andava a letto in orari normali e grazie a tutti Tutto, voi. Grazie a te, Fra DG. Grazie, Benedetta, Roberto e Fra per grazie. la bellissima analisi. Vediamo come si aspetta. Guardate, ragazzi, è appena cominciata la faccenda. Io penso che questi signori faranno un altro libro, faranno un'altra ristampa perché questo signore, questo è una macchina da guerra bonacciona. E buonanotte, interessante come sempre. Grazie, Cristina. E senti prof, ti sei divertito con Kim Kidok? Altro grande regista che vogliamo ricordare, com'è andato l'incontro con Kim Kidok? Mi piace. Bene. Sì, 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 Sono Benissimo. numerosi ragazzi, super appassionati e super esperti. Per cui insomma, non bisogna sgarrare, eh? bisogna andare preparati. Ecco perché io il, mercol il mercoledì mattina sono distrutto perché da quando mi sono messo in queste monografie, <ride> considerato il livello pure di questi, Robè, sono proprio in uno stato di ed è per questo che ho bisogno di amici bravi come voi <ride> e mi avete dato energia, mi avete dato eh, la vostra cultura e la vostra attenta analisi e, e anni di riflessioni su Iorgos Lantimos. Grazie a tutti, Riccardo. Grazie sono 97. a te, grazie a voi, Gra grazie a grazie Loma. No, no. no. No, grazie Pallavidino e grazie Lasagna e grazie pure a tutti voi ragazzi che siete stati tantissimi anche stasera. Eh, cerche... Il viaggio continua, quindi mi raccomando parliamo di Lantimos le prossime volte che, che, che twitcheremo, eh, ricordiamoci cose che non si sono dette oggi, insomma è sempre un, un, un inizio, mai una fine, eh, soprattutto perché... Io non sono in grado di definire niente, ma tantomeno una in questo momento, una, diciamo, una, una, un fuoco espressivo come quello di Orgos Lantimos, le, le, diciamo, le cui fiamme sembrano andare in tantissime direzioni. Quindi continuiamo ancora a pensare all'Antimos. Abbiamo, abbiamo, diciamo, stasera ci siamo divertiti a ricordare tanti suoi film, a trovare delle associazioni pazzesche. Eh, visive ok di lingel è morto ma è venuto un colpo è bellissima metto. quella no, è, di... è meravigliosa è meravigliosa quella situazione. che attore magnifico e poi questa, questa... lui mia. è un Michel piccoli con questa poi con questa bocca un po eh, un po scimmiesca lo dico in sì, senso sì. che gli dà una connotazione <ride> incredibile incredibile va bene voglio ricordare il suo nome è un grande attore greco Cristo okay. Come si... il cognome non me lo ricordo mai Christos Stergioglu penso Stergioglu, stergioglu, ster, stergioglu direi ma ricordiamo anche Angelichi Papulia meravigliosa ricordiamo la signora eh, la moglie di Yorgos Lantimos le, la signora Labed si sono sposati Ariane Labed si sono sposati nel 2013 va bene ma io voglio anche ricordare eh, il, il grandissimo Yorgos Mavro, Psar... Ma... Mavro Mavro Psartidis, Mavro che è il montatore, abbiamo sì. cominciato queste monografie ricordando la simbiosi eh, tra George Falsey Jr. e George... John Landis, hanno praticamente fatto tutto insieme. È il montatore di tutti i film di L'Antimos. E su questo chiudiamo perché, mentre il direttore della fotografia qualco... qualche volta è andato via, sì. il grande DP. E quando, esatto, e mentre Filippo, mentre Filippo anche è anche andato via, invece, Iorgos Mavro Sartidis è rimasto sempre, compreso il primo misteriosissimo film. My best friend, pure quello ha fatto che solamente Renata ha, visto, ha grazie. visto. Grazie, Renata. Appunto, con te chiudiamo. Grazie, Renata, ti invidiamo. Ma cercheremo in tutti i modi di recuperare My Best Friend. Anche noi, amici, vi e voglio ricordiamo bene. Ricordiamo Mele domani, ricordiamo Mele. mele ti piace sì. questo risultato. Abbiamo uh, Lantimos l'avete scelto voi signori nel sondaggio della settimana scorsa che ha visto Nanni Moretti crollare miseramente ma poverino per Michela Picella una catastrofe per oh, citare Gian Piero Nughini di povero mi, io non vedevo l'ora di fare la monografia Roberto è arrivato ultimo battuto anche da Katrin Bigelow che prendeva un po' in giro in aprile no. la di Katrin è, 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 ed è stato distrutto da Orgus Lantimos e siamo... Uh, l'hanno votato i nostri amici <ride> infatti sentite, scusate ascoltate l'appello <ride> eh, citazionista di Lasagna per cortesia fate felice nonno alò Fate, gli fa la monografia di Moretti prima o poi, ma ce la faremo, Roberto. Ce la faremo. Poi ogni tanto siamo demagoghi e populisti e facciamo il sondaggio, certo. ma certo. A, a volte ci ricordiamo, anche per le mie recriminazioni, che dobbiamo fare l'elite e lo decidiamo noi. Va bene di fare in questo certo. momento. Siamo demagoghi <ride> e abbiamo fatto fare il sondaggio. E il, la prossima monografia sarà su sarà David Fincher. Ha vinto lui la corsa contro Chloe Zhao, o ciao, come bisognerebbe dire, e Gianni Amelio, anche lì un po' dispiaciuto per Gianni Amelio che però se l'è giocata fino all'ultimo e, e ricordiamo che l'Antimos però siamo anche felici l'avete scelto voi ma l'avevamo messo nel sondaggione anche perché editorialmente c'era un, una connessione con Domani ma pensate un po' che buffo è Mele di Christos Niku che ha aperto Orizzonti Antimus. la seconda competizione la seconda sezione più importante competitiva della Mostra del Cinema di Venezia è tutta bellissima, ma a livello di competizione è quella anche più eh, diciamo altisonante, ha, ha aperto orizzonti 2020, ehm, mele di Christos Niku che domani trovate all'interno del, del circuito Mio Cinema, dove c'è l'immortale Roberto, è un immortale, c'è l'immortale Aris Servatalis che è presente in Chinetta ed è presente in Alps, è presente in eh, ed è protagonista stupendo uh, di mele di Niku, ok e non gli è passato un anno e quindi a 15 anni da chinetta che è il primo grande film l'antimosiano guardate un po questi greci che linea hanno dato che linea hanno dato perché dopo 15 anni ragazzi è difficile trovare una, una cinematografia o una linea che resiste sì, sì. per 15 anni all'interno dei festival noi, noi critici Storici, anche dobbiamo registrare queste cose e raccontarvele perché, perché fa parte della cronaca di questa oh, cosa stupenda che si chiama Cinema. Tornerà il cinema, ragazzi? Il 6 maggio le riapriamo. Le sale? Che dite? Io non dico più niente, io ho smesso di fare. Speriamo, speriamo. speriamo, basta. Non, non, diciamolo. non diciamolo. Comunque, eh, non Aris, se poi più. E poi Vai. vediamo Aris è, è anche lui un po' sconvolto di questi 15 anni. Infatti, Apple mele si apre con lui che sbatte la testa contro il muro, vorrei ricordarvi: eh. so che noi che la siamo venezia, cioè, ma comunque, ragazzi, ha fatto un patto col diavolo, perché, cioè, ripeto, io, io che non, non l'ho riconosciuto a Venezia, ha detto: ma che bello quest'attore greco! Poi ha detto: ma cazzo, ma è lui! Sì, già visto, ma è ancora lui! Sì. <ride> un bacione un bacione, un bacio, un bacione a, te, anche a, a voi, grazie ragazzi grazie. viva Roberto, grazie. viva Benedetta Ciao. viva Iorgos aspetta non andare via che ti saluto aspetta intanto salutiamo loro e poi rimanete che vi bacio